Ora si registrerà la conferenza. Chittò Monica, Luigia. Cozza Marco Francesco. Di Cristo Vincenzo. È collegato da remoto. Presente, buonasera. Galante Loris. Ghezzi Gabriele. Al momento assente, ma ho appena mandato un messaggio che per strada sta arrivando. Al momento assente. Flori di Chiara. Assente giustificata. Leo Umberto Antonio. Molteni Mario. Pagani Maria Luigia. Pasquinelli Rossano, Pastorino Loredana Lucia, Perego Roberta, Pogliani Federico, Recupero Vincenzo, Rosa Vittoria, Scarangella Rosaria, Valsecchi Sergio, Vincelli Gianmaria Paolo e Vino Paolo. Bene, attualmente presenti sono 20 presenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 presenti in aula e 1 da remoto, quindi il collegio è composto da 21 votanti. La parola al presidente, prego. Bene, aspettiamo qualche secondo perché dalla regia c'è qualche problema. Io non vedo nulla allo schermo. Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno. Grazie. Thank you.
Nominiamo i tre scrutinatori, Attanasio, Vino, Molteni. Attanasio, Vino, Molteni. Non si vede un cazzo. Prego, sì. Scusate, gli assessori presenti. Allora, D'Amico Claudio non c'è, la Miranda Antonio è sulla mia sinistra, Lanzoni Marco, Magro Alessandra, Pizzocchia Roberta e Torresani Maurizio. Bene, grazie. Presidente, prego. Allora, c'è un problema audiovisivo per quanto riguarda la mia postazione, quindi mi scuso se non riuscirò a essere preciso. Intanto però, con la speranza che si possa risolvere il problema, do la parola al sindaco per la presentazione delle 14 delibere iscritte all'ordine del giorno. Prego, signor sindaco. Grazie presidente, buonasera a tutti i consiglieri, gli assessori, il segretario, i dipendenti, a tutti quanti. Vediamo se... Ok, perfetto. Posso mantenere la mascherina? Posso togliere la mascherina? Grazie. Allora, la presentazione del bilancio di questa sera, sono particolarmente emozionato, parlerò soltanto a una parte dell'aula, anche se una parte della maggioranza, visto che il governo sta andando in tutt'altra direzione, mi aspettavo quantomeno la cortesia istituzionale, però ahimè. Vabbè, sono abbastanza emozionato nel presentare questo bilancio, perché se penso a soli 3 anni fa, 2017-18, dove lo scenario che avevamo davanti era completamente diverso, e cioè era uno scenario di predissesto, anzi di scelta politica, se mandare in dissesto o meno l'ente o tentare di fare una manovra di salvataggio estrema. Oggi invece presentiamo un bilancio dove la città può guardare serenamente al futuro. Dico questo perché l'ente ancora non è virtuoso, lo vedrete con le slide che ho presentato, che vi presenterò questa sera, e lo dicono gli stessi parametri. Però non è virtuoso, ma diciamo si inizia a intravedere la luce al di fuori del tunnel. Noi a dicembre abbiamo deliberato la chiusura del piano di rientro, molti coefficienti e indicatori di bilancio sono in netto miglioramento, la strada è ancora lunga, per il primo anno non avremmo la zavorra, e questo è il primo elemento importante, non avremo più la zavorra del piano di rientro che, vi ricordo, cubava, vediamo
1.277.000 euro. Sono soldi che ogni anno noi dovevamo togliere dalla città e dai servizi ai cittadini per ripianare il malgoverno che ci ha preceduto. Così come la somma di tutti quei numeri, o almeno i primi due, i 21 milioni e 7 di buco di bilancio che abbiamo ereditato e i debiti fuori bilancio per la metropolitana, mai contabilizzati correttamente a bilancio, 26 milioni di euro che potevano essere investiti per la città e per i servizi al cittadino, ma che abbiamo dovuto utilizzare per toglierci i debiti pregressi. Dicevo, un elemento importante di questo bilancio rispetto a quello dello scorso anno è che ci togliamo questa zavorra del piano di rientro, e recuperare 1.277.000 euro ci consente, rispetto all'anno scorso che non avevamo ancora l'equilibrio di bilancio tra parte corrente e parte investimenti, che veniva messa in equilibrio grazie a 1.900.000 di parte investimenti che venivano trasferiti in parte corrente. Oggi l'elemento di questo bilancio positivo è che sia parte corrente che parte investimenti sono in equilibrio, in autonomia, ad eccezione degli oneri di urbanizzazione previsti per legge per le manutenzioni, che devono essere riconosciuti in parte corrente. L'altro elemento importante è che non soltanto riusciamo a garantire tutti i servizi, ma anzi iniziamo con un'azione più politica, cioè si potrebbe dire l'anno zero, l'anno dell'inizio, dove si può iniziare a trovare uno spiraglio all'interno del bilancio per dare un segnale politico. Io anticipo che la presentazione delle slide sarà più che altro in quattro blocchi. Un primo blocco dove definisco settore per settore tutti i progetti messi in campo e sui quali nel bilancio previsionale 2021 sono impegnate le risorse a copertura proprio di questi progetti. Una seconda parte, un secondo blocco dove le principali novità normative vengono enunciate, le principali novità normative che vengono recepite all'interno dei nostri regolamenti. Un terzo blocco più di natura finanziaria e economica, che spiega i risultati di bilancio con gli indicatori di risultato, e la parte finale sul piano triennale delle opere pubbliche, sugli investimenti, quindi tutta la parte di bilancio in parte non corrente ma in conto capitale. Qui potete vedere, questo è estrapolato dalla delibera approvata a dicembre, dove illustriamo come siamo arrivati, qual è stata la strategia da parte di questa amministrazione, che in tre anni, 2018, 19 e 20, è riuscita a recuperare 26.283.000 euro. In particolar modo c'è stata la vendita delle farmacie, che ci ha aiutato drasticamente, c'è stato un intervento quotidiano di razionalizzazione della spesa e di accertamento delle entrate in maniera oculata e corretta da parte di tutti gli uffici, un'attenzione particolare alla cassa e al fondo crediti di dubbia esigibilità, tutto un insieme di elementi che in questi tre anni hanno condizionato l'operato della nostra amministrazione, perché come avete visto non poter disporre di 26 milioni di euro in parte investimenti, perché poi erano risorse che potevano essere tranquillamente inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, o buona parte, ci avrebbe consentito, se ragionate che la piscina Carmellongo ci costa al privato 6 milioni, 6 per 4, 24, avremmo potuto costruire 4 piscine, o ne bastava una, però avremmo potuto fare molti più
interventi da programma rispetto a quelli che stiamo facendo, che sono già tanti e sono importanti, perché abbiamo sviluppato una capacità, quella di intercettare le risorse, i finanziamenti, i contributi provenienti dalla regione, dallo Stato o dall'Europa. Dicevo, un bilancio in questa situazione ovviamente ha condizionato tutta la città e tutta l'amministrazione. Io ho preparato due slide per farvi capire la situazione che abbiamo ereditato e che aveva ripercussioni un po' su tutti i settori della pubblica amministrazione, quindi il problema non era soltanto il bilancio. A partire da un tema molto a noi caro, che è la sicurezza. Noi nel 2017 eravamo fanalino di coda per la sicurezza su tutti i comuni della città metropolitana, e questo perché non investivamo in personale, in formazioni, in dotazioni e strumentazioni per loro. Abbiamo trovato anche altre criticità, abbiamo trovato numerosi stranieri assegnatari di case popolari che non erano svaniti nel nulla, non erano più presenti sul territorio, e anzi molti subaffittavano posti letto ad altri stranieri irregolari. Questo con la complicità di un'amministrazione che non faceva controlli e non svolgeva controlli. Gli effetti di queste politiche sono effetti devastanti per quanto riguarda la situazione demografica, la gestione anagrafica, la gestione tributi, la gestione dei servizi sociali e la gestione delle politiche abitative della casa. Abbiamo scoperto l'ultima, è uscita mi sembra proprio nel periodo natalizio, la truffa ai danni del comune, dove si pagavano per sistemare in case private stranieri, molti non residenti a sesto e senza il rispetto delle graduatorie, con residence Fiorani era emersa questa situazione. Abbiamo scoperto concessioni demaniali, dove venivano assegnate strutture come il carro ponte, la casa albergo, la villa Zorn e anche altri immobili pubblici a prezzi irrisori, al di sotto dei valori di mercati e senza alcun bando ad evidenza pubblica, che è obbligatorio per legge. Mancavano i seguenti appalti: il verde, le potature, le manutenzioni stradali, le manutenzioni dei marciapiedi. Venivano svolti attingendo dalle disponibilità di cassa. Perché? Perché mancavano i soldi, quindi l'ente non aveva la forza di fare una gara d'appalto su quelli che sono servizi che oggi pensiamo siano normali e rientrano nella normalità. Abbiamo ereditato una situazione dove non era nella normalità, mancavano degli appalti che sono indispensabili per l'ente. Abbiamo trovato appalti pluriennali senza coperture economiche, li abbiamo dovuti coprire, appalti completamente a danno della città, dove non si facevano contestazioni, i capitolati non venivano rispettati ed era anche difficile comprendere quello che il gestore avrebbe dovuto svolgere chiaramente anche per poter fare una contestazione. Ne sono esempi due di appalti: quello dell'igiene urbana, che lo stesso gestore ha chiesto, non appena noi abbiamo iniziato a controllare l'appalto, a presentare le prime contestazioni, ha chiesto e ha ottenuto dal giudice lo scioglimento della gara d'appalto perché antieconomico. Stessa cosa per quanto riguarda l'appalto per la manutenzione delle case all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. Anche sull'ambiente eravamo molto indietro e mancavano scelte coraggiose, mancava l'estensione dell'appalto della raccolta differenziata su tutto il resto della città. Sulla città della salute abbiamo ereditato una mancanza, un caos totale, una mancanza di cabina di regia per lo sviluppo del sinergico, della proprietaria, FALC, della regione, delle bonifiche, del coordinamento generale. Sugli asili nido abbiamo ereditato un progetto di esternalizzazione a IPIS, c'era pure una delibera molto chiara che dava un indirizzo, che si voleva andare
in quella direzione. Abbiamo scelto di mantenere un controllo diretto pubblico attraverso una fondazione che risponde al 100% del comune di Sesto San Giovanni, che risponde agli indirizzi e alle esigenze del comune stesso. E sui servizi sociali, una situazione drammatica per quanto riguarda i supporti H, dove a fronte di 900 ore offerte settimanali la richiesta era molto ma molto più alta, e anche su questa ci siamo fatti carico su questo bilancio previsionale proprio per dare una risposta. Per non parlare dell'inagibilità di impianti sportivi o la situazione su alcune strutture scolastiche che hanno necessitano di interventi immediati, di progetti esecutivi definitivi fatti nell'immediato. Questi erano gli effetti sul comune, sull'amministrazione, sulla città, di un bilancio in quelle situazioni in cui noi le abbiamo ereditate nel 2017. Mancavano appalti, e quando c'erano erano appalti fatti veramente male. La gestione dei servizi era molto scarsa, non c'erano prospettive di miglioramento. La struttura dell'ente dal punto di vista finanziario era completamente ingessata. Abbiamo ereditato una città completamente immobile, morta, in predissesto, proprio come ha definito poi la Corte dei Conti, incapace di reagire a quelle che erano le necessità che il territorio richiedeva. E noi che cosa abbiamo fatto in questi 3 anni? Ci siamo rimboccati le maniche, nonostante qualcuno urlasse sempre al lupo, nonostante qualsiasi azione era da strumentalizzare, da demonizzare, ci siamo assunti la responsabilità da buon padre di famiglia di gestire la cosa pubblica nel miglior modo possibile. Abbiamo avviato appalti di servizi indispensabili che prima non esistevano o venivano svolti sporadicamente. Oggi è nella normalità che ci sia l'appalto del verde, della potatura delle siepi, degli alberi, della manutenzione delle strade, dei marciapiedi. Prima non era così. Nel 2017 tutti questi appalti non c'erano, o non erano così strutturati per le necessità di una città di 82.000 abitanti. Abbiamo rivisto tutti i contratti, o buona parte dei contratti d'affitto delle strutture comunali. Sono stati mantenuti e rafforzati, vedrete nelle slide successive, i servizi a domanda individuale, quelli che sarebbero stati cancellati da un commissario per prefettizio qualora avessimo dichiarato lo stato di dissesto. Abbiamo sostituito in corsa il gestore che a novembre del 2019 dell'igiene urbana ha presentato al giudice, ha ottenuto lo scioglimento al 31 dicembre 2019, quindi al 1 gennaio, in un mese e 10 giorni abbiamo dovuto individuare un nuovo gestore con l'appalto ponte. Abbiamo avviato il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, perché ricordo che qua, specialmente in settori chiavi tipo i servizi sociali, educativi, alla casa, ancora non si protocollavano le domande, che è una cosa imbarazzante nel 2020 avere ancora documenti non protocollati dagli uffici. Andando a vedere ora al settore per settore la capienza delle coperture, le attività, le funzioni che vengono svolte e vengono ricoperte all'interno dei capitoli di bilancio, parto proprio dalla sicurezza, dove abbiamo mantenuto in questi anni e manteniamo anche sul 2021 l'asticella molto alta sul numero di organico di personale, con nuove assunzioni a garanzia anche di tutti i pensionamenti.
Questo mantenimento ci ha consentito da un lato di aumentare i controlli sul territorio, oltre al numero di agenti anche al come vengono utilizzati, quindi questo è un indirizzo più politico, tant'è vero che Sesto San Giovanni porta al record nazionale come città per gli allontanamenti fatti sul territorio. E parallelamente abbiamo proprio quest'anno introdotto il quarto turno che mancava a Sesto San Giovanni da diversi anni. E questa dimostrazione che il presidio del territorio per noi è indispensabile. Parallelamente siamo riusciti con le risorse a disposizione della polizia locale, risorse umane, a formare, creare delle squadre per la realizzazione, la creazione anche qui di una novità per il territorio, della polizia giudiziaria, che è quella che tendenzialmente si occupa di microcriminalità, quella che magari le forze dell'ordine che devono seguire delle indagini non riescono tanto a seguire. C'è in quasi tutti i comuni un gap, un vuoto tra sulle attività di microcriminalità, e su queste abbiamo specializzato un nucleo di polizia locale proprio a seguire queste indagini. Abbiamo acquistato molta dotazione tecnologica per i nostri agenti, a partire dalle body cam, che è uno strumento tecnologico importante per contrastare, accertare e documentare anche i reati. Anche nel 2021 sono confermati 97.000 euro di pattuglioni serali, o diciamo progetto sicurezza, che sono utilissimi per incrementare il numero delle pattuglie rispetto alla distribuzione quotidiana sui quattro turni. Abbiamo istituito il progetto del controllo di vicinato, abbiamo ottenuto dalla prefettura la presenza della camionetta dell'esercito, abbiamo istituito il gruppo comunale della protezione civile, che grazie a Dio era presente durante il periodo Covid, che ha dato una gran mano a tutte le situazioni insieme a molte altre associazioni del territorio per la gestione quotidiana dell'emergenza sanitaria. Abbiamo sviluppato e progettato e pian pianino stiamo realizzando un bellissimo progetto di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, in particolar modo con un focus, un'attenzione particolare a quelle che sono le zone di maggior accesso di discariche abusive, e anche qui nel bilancio del 2021 sono confermati i 150.000 euro che ad ogni bilancio abbiamo deciso di programmare e stanziare per investimenti in telecamere. Altro settore importante su cui diciamo è uno dei settori che alla spesa maggiore ed è in una situazione forse dove viviamo post Covid, o nel momento in cui stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, forse tra i più importanti è proprio il settore sociale. Sul sociale abbiamo ereditato una situazione drammatica dove l'offerta dei supporti H era nettamente al di sotto della richiesta, che erano 900 ore. Con l'assestato del 2020 siamo riusciti, attraverso contributi, attraverso variazioni di bilancio, ad incrementare la spesa e portarla a 1160 ore. E sul 2011 la sfida è proprio quella di mantenere l'incremento per aumentare l'offerta per le disabilità. Siamo riusciti dopo tanti anni in pelucca a contrattualizzare la residenza sanitaria per le disabilità, che si parla di 17 posti letto, che io mi ricordo le discussioni che si facevano ogni anno sul perché la pelucca chiudeva i bilanci in negativo, perché erano proprio questi accreditamenti che non arrivavano mai, che pesavano sul bilancio. Ecco, siamo arrivati e come per magia siamo riusciti a portare a casa gli accreditamenti. È stato potenziato il centro diurno disabili
e anche sul 2021 ci sarà proprio la gara e vedrete che aumenta nettamente, che incrementiamo e miglioriamo la qualità dei servizi. Abbiamo realizzato il centro di aggregazione multifunzionale in Pelucca e ne abbiamo in programma sul 2021 uno in Rondinella, proprio per consentire ai cittadini e alle associazioni dei luoghi di aggregazione. Sulla disabilità minorile sono state introdotte nuove professionalità pedagogiche nelle scuole per colmare le mancanze ereditate grazie al progetto triennale europeo Horizon 2020. Abbiamo avviato il progetto Dopo di noi a supporto dei disabili e dei loro familiari. Abbiamo avviato il progetto Sesto Aiuta Sesto per inserimento lavorativo categorie fragili e il progetto Sesto Insieme con attività di inclusione sociale in quelli che sono i quartieri a maggioranza in edilizia residenziale pubblica e quartieri popolari. Abbiamo stanziato con i contributi del governo a fine 2020 oltre 950.000 euro per buoni spesa alle famiglie in difficoltà economiche durante il periodo Covid. E parallelamente però abbiamo anche fatto controlli, perché abbiamo smascherato i furbetti che percepivano il reddito di cittadinanza e non erano più presenti sul territorio, quindi da un lato un'attenzione alle fragilità, ma dall'altro un'attenzione a non farci fregare dai furbetti. Altro settore importante dopo la sicurezza sociale è il settore educativo. Continuiamo con il progetto di attenzione particolare alla crescita dei nostri figli, migliorando l'offerta e la qualità dell'offerta grazie alla Fondazione Generiamo. È meglio controllarla che esternalizzarla come doveva essere fatto nel 2017. Abbiamo mantenuto la misura Nidi Gratis e la manteniamo con il blocco delle tariffe anche nel 2021. Abbiamo incrementato l'offerta 06 con un nuovo polo educativo in Bergamella che prevede nido, la sezione primavera e la scuola dell'infanzia. Il servizio giocheria laboratori piccoli e grandi aumenta e migliora per le famiglie l'offerta educativa. Sono incrementati e sono garantiti i centri ricreativi comunali con un netto coinvolgimento degli operatori del terzo settore, gli oratori. Vengono svolti costanti controlli sia per quanto riguarda la parte strutturale delle scuole che per quanto riguarda la mensa nelle scuole molto sensibili, che tocca la sensibilità di molti genitori. Sulle politiche abitative, altro elemento dove abbiamo ereditato una situazione poco trasparente, abbiamo dato delle regole, abbiamo messo dei paletti che sono quelle previste dalla legge, non abbiamo fatto altro che riportare nei binari della trasparenza e della legalità questo ente, tant'è vero che le assegnazioni non si fanno più in deroga o per vie differenti, si fanno esclusivamente rispettando le graduatorie. Abbiamo in ballo una richiesta di finanziamento di 15 milioni di euro per le riqualificazioni tipo i vecchi contratti di quartiere delle case popolari per quanto riguarda via Magenta, via Leopardi, stiamo parlando di 250 appartamenti, con la riqualificazione della Vittorino da Feltre e è prevista la ciclabile tra il De Nicola e il Parco Nord. È stata resa operativa la procedura di cambio alloggio con un bando sempre aperto che sta consentendo di liberare numerosi alloggi, specialmente faccio riferimento a chi magari ha raggiunto una certa età e i figli sono cresciuti, aveva 4 locali, ora ha necessità di trasferirsi in un monolocale o un bilocale e si libera la possibilità per giovani coppie del territorio di poter avere
una casa dove poter crescere la propria e magari anche allargare la propria famiglia. Sono stati fatti controlli per gli abusivismi e sono state liberate, abbiamo recuperato numerosi appartamenti nei primi anni per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica del comune di Sesto. Ora con il 2021 siamo partiti con una convenzione anche con quelli di Aler, perché non dimentichiamoci che il patrimonio immobiliare di Aler è importante, è al pari di quello di Sesto, che anzi è più numeroso. Stiamo parlando di 1450 appartamenti rispetto ai 1050-1060 del comune di Sesto. Quindi è importante che la stessa politica di rigore, di controllo che è stata fatta all'interno delle case popolari sia estesa anche nelle case di Aler. Continua la nostra verifica sui requisiti delle dichiarazioni rilasciate nelle domande per ottenere le case popolari. In questi anni sono state fatte delle manovre importanti proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze degli effetti Covid. Partiamo da 180.000 euro a sostegno delle famiglie indigenti delle case popolari, 600.000 euro per sostenere le famiglie sestesi in difficoltà con il pagamento degli affitti, 85.000 euro per recuperare gli alloggi inagibili e molto spesso grazie all'approvazione del piano delle barriere architettoniche noi andiamo anche a modificare e sistemare molti alloggi per renderli accessibili alle disabilità e attraverso i cambi alloggi andiamo a risolvere delle situazioni anche umane che abbiamo sul territorio. E per finire 300.000 euro per la morosità incolpevole. Il contesto sui lavori pubblici. Il contesto di gestione dell'ente sui lavori pubblici. Prima parlavo della città della ricerca e della salute, dove nel 2020 c'è stata la contrattualizzazione. Il 2021 sarà veramente l'anno della svolta. Io penso che quando ho iniziato a sentir parlare della città della ricerca e della salute a Sesto, ero piccini, più piccolino, adesso essere il sindaco che rappresenta l'amministrazione, che vede la cantierizzazione è veramente motivo di orgoglio. Che cosa abbiamo fatto fino al bilancio 2020? Abbiamo riqualificato Via Piccardi, inaugurata da poco. Abbiamo riqualificato la periferia, la piazza di Marzabotto, l'area dismessa in via dei Partigiani con il nuovo McDonald's e la prima area giochi per bambini con disabilità. Abbiamo concluso la riqualificazione del progetto di quartiere di Parpaglione, il contratto di quartiere. Abbiamo avviato i lavori di riqualificazione del villaggio Falche. Abbiamo portato, grazie a un contributo regionale, a dicembre 600.000 euro per la riqualificazione della piazza Petazzi. Abbiamo avviato il progetto per PEBA, per progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo stanziato 97.000 euro per l'adeguamento impiantistico della Villa Zorn, 283.000 euro per manutenzione straordinaria del magazzino di Via Manin, che erano le liquidazioni ai sinistri che erano avvenuti, 300.000 euro di adeguamento dell'impianto elettrico antincendio al Palazzo del Comune, non a norma, 70.000 euro di progettazione per impiantistica per la caserma dei Carabinieri, 2 milioni e proprio il 15 di febbraio partirà finalmente il cantiere per la riqualificazione delle case popolari di Via Campestre 250, un contributo a 500.000 euro per l'adeguamento di impianti in Via Corridoni 133 e 53.000 euro di adeguamento antincendio per Via Marx 606. Questi sono i lavori pubblici.
tutta questa attività messa all'interno del bilancio, sia in parte investimenti che in parte già realizzata all'interno dei nostri primi anni, è impressionante. Noi abbiamo una manovra da 11 milioni che sono la convenzione con Milano Sesto per il rifacimento e l'adeguamento statico strutturale della scuola Don Milani e Oriani, la Breda e la Galli. Abbiamo il finanziamento regionale, il contributo regionale di 4 milioni di euro per la Forlanini e la Marzabotto. Abbiamo stanziato 400.000 euro per gli adeguamenti delle norme anti-Covid, 120.000 euro per le diagnosi sui solai, 250.000 euro per l'adeguamento antincendio di 5 scuole materne, 450.000 euro di appalto per la bonifica e la copertura e il rifacimento dei servizi igienici della scuola Don Milani, 100.000 euro per la Forlanini, sempre per il blocco dei servizi igienici, e 90.000 euro per l'antincendio e lo sfondellamento dei solai del Benedetto Croce. La manutenzione straordinaria per quanto riguarda la scuola Luini, dove è stato fatto il nuovo tratto fognario, rifatti i tetti, riqualificato il giardino e riasfaltata la zona cortilizia. Sono stati redatti e depositati i libretti di vulnerabilità sismica per alcuni edifici scolastici, in particolar modo la Don Milani, la Marzabotto, la Forlanini, la Rodari, il Nievo, l'Oriani, la Breda, Galli, la Dante Falche e l'Enaudi Frank. Quindi, come potete vedere, l'attività sul c'era veramente tanta da fare di attività sul patrimonio immobiliare del Comune di Sesto. Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo detto inizialmente che abbiamo dovuto dare una copertura a una metropolitana, mentre siamo riusciti a stanziare 4,5 milioni aggiuntivi per il prolungamento della Lilla, che arriverà da Viale Fulvio Testi fino a Monza e avrà due fermate sul territorio di Sesto San Giovanni, la prima è il Parco Nord e il secondo è Rondinella Crocetta. Abbiamo proprio in questi giorni, in queste settimane, avrete visto che siamo riusciti a far ripartire il cantiere per la riapertura di Viale Gramsci, e non è stato semplice, visto che abbiamo dovuto trattare con MM, in particolar modo col Comune di Milano, per stralciare i lavori di superficie dall'appalto generale, pagarli anticipatamente, e grazie a questo volevano pure non farli. Quindi abbiamo dovuto presidiare, anzi ringrazio tutti i consiglieri comunali che quotidianamente andavano a presidiare l'avvio del cantiere. Abbiamo rifatto riqualificato la via Firenze. Abbiamo vinto un finanziamento regionale per 400.000 euro che saranno realizzati, quindi sono nel bilancio della parte investimenti del 2021, il completamento della pista ciclabile lungo Viale Gramsci verso Rondò. Abbiamo da realizzare sempre nel 2021 tutte le compensazioni ambientali del progetto di CAP, quindi il 1.800.000 euro che CAP riconosce sul parco della Media Valle dell'Ambro per l'attività di compensazione ambientale dell'inceneritore. Abbiamo aperto il collegamento di Viale Edison fino al Vulcano con il rifacimento della rete fognaria annessa. Abbiamo installato, visto che siamo sensibili anche all'ambiente, 20 colonnine di ricarica di auto elettriche, perché le auto elettriche rappresentano il futuro della mobilità. Stiamo lavorando su un nuovo piano del trasporto pubblico per collegare maggiormente le periferie alle stazioni e al centro città. Siamo riusciti in un'opera quasi incredibile. Io da quando sono nato a Sesto mi ha sempre detto
abbiamo il prezzo del biglietto della metropolitana con l'extra urbano. Siamo riusciti a portarlo a casa, siamo riusciti a portare a casa il prezzo allo stesso livello della tariffa urbana. Anche questa è un'ottima possibilità, anche in vista di quello che sarà la città della ricerca e della salute, con molti che da Milano verranno a Sesto San Giovanni. Sui cantieri sono stati asfaltati 25.000 metri quadrati di strade e 1.000 metri quadrati di marciapiedi. Io vedo l'assessore La Miranda che sorride sotto la mascherina. Il settore ambiente, altro settore importante per il nostro comune, dove l'appalto d'urgenza è stato svolto, un appalto d'urgenza, e parallelamente abbiamo in corso l'appalto, quello forse, anzi togliamo il forse, l'appalto più importante e più costoso per questa amministrazione. Si parla di un appalto di oltre 60 milioni di euro che toccherà 6 anni per l'igiene urbana. Abbiamo incrementato, estendendo la raccolta differenziata su tutto il territorio, dal 47% che era la raccolta differenziata al 67%, quindi più 20% di raccolta differenziata nel giro di 3 anni. Abbiamo avviato l'appalto del verde, come dicevo inizialmente, abbiamo sviluppato con l'assessore Lanzoni, che oltre a fare l'assessore è anche un tecnico con i controfiocchi, dal punto di vista della distribuzione sul territorio, un progetto di videosorveglianza dove noi pensavamo che bastava comprare soltanto la telecamera, poi ci siamo resi conto che manca proprio tutta l'infrastruttura, e quindi perché nessuno nel comune aveva mai pensato di mettere anche l'infrastruttura quando si aprivano le strade, quindi dobbiamo sfruttare un po' i lavori pubblici dell'assessore La Miranda per mettere la fibra e i cavi e collegarci con le telecamere e abbattere i costi. Però sul bilancio 2021 vanno a copertura immediatamente i 146.000 euro stanziati per la videosorveglianza, e nonostante le risorse non siano tantissime, i risultati sono già incredibili, perché se facciamo l'elenco di tutte le discariche abusive che abbiamo scoperto e i responsabili che abbiamo identificato, ci rendiamo conto che serviva proprio e serve continuare su questa strada. Abbiamo piantato oltre 8.000 alberi in 3 anni come nuove piantumazioni o compensazione, rispettando anche quella che era l'iniziativa un albero per ogni nato. Abbiamo ereditato un forno inceneritore giunto ormai a fine vita e l'abbiamo sostituito con un progetto di biopiattaforma per la green economy, che è proprio l'altra sera ci ha visti i sottoscrittori delle cessioni delle quote al gruppo CAP per procedere con le operazioni di riqualificazione dell'impianto. Abbiamo interrato l'elettrodotto di Via Sottocorno, e in questo bilancio stanziamo le risorse per avviare lo studio per l'interramento del secondo elettrodotto. Siamo partiti con i primi due giardini, con la chiusura delle inferriate che erano giardini aperti su richiesta molto dei cittadini per garantire tranquillità e sicurezza durante la sera. Abbiamo rafforzato 100 metri di argine del fiume Lambro proprio per evitare esondazioni. Sono state riqualificate le fontane. Che oggi possono funzionare quotidianamente e non soltanto sotto campagna elettorale. Anzi, la cosa più particolare è stata la fontana del Rondò, dove nella riqualificazione, visto che era chiusa da sempre praticamente, ci siamo accorti che, non so chi abbia fatto il collaudo, però mancava pure lo strato isolante, quindi non soltanto l'abbiamo dovuta
ripristinare, abbiamo dovuto pure isolarla per la prima volta, però evidentemente il collaudo era stato fatto, però si lavorava così, che devo dire. Abbiamo fatto la convenzione con le GEV, che è valida anche per il 2021, in maniera tale che all'interno dei parchi della Media Valle dell'Ambro possono tranquillamente intervenire e sanzionare, non più dover chiamare la polizia locale. Abbiamo sviluppato il progetto delle aiuole fiorite con il progetto Bene Comune. Abbiamo fatto... depositato e ricevuto il contributo da Regione per quanto riguarda la messa in sicurezza del giardino di Viale Rimembranze. Proprio nelle settimane scorse abbiamo avviato il progetto della terrazza Bottoni, abbiamo sottoscritto la convenzione con Aler per quanto riguarda il Parco delle Torri, che ricordo era fermo dal 2005. E qui l'assessore Magro, non so quanti incontri ha dovuto fare con i tecnici in regione e Aler per coordinare tutta questa attività, però ce l'abbiamo fatta. E sono stati stanziati con il bilancio regionale altri 600.000 euro per le opere di urbanizzazione del Parco della Media Valle dell'Ambro. Sul commercio locale con l'assessore Torresani, abbiamo fatto i primi dati, quelli economici sono i contributi che sono stati riconosciuti sul bilancio del 2020, in particolar modo abbiamo riequilibrato la Tari, abbiamo garantito delle scontistiche per gli esercizi rimasti chiusi, la manovra sul commercio cuba quasi 1.300.000 euro, quindi una manovra importante dal punto di vista del bilancio per un comune. Abbiamo continuato con i progetti Io vado a Sesto, Compro a Sesto, campagna per supportare e valorizzare il commercio locale. Abbiamo realizzato la piattaforma online dei negozi A Casa Tua, 158 negozi aderenti. Abbiamo avviato il progetto Regala una spesa proprio durante il periodo Covid per la solidarietà. I controlli coordinati tra gli uffici commerci e la polizia locale sono costanti e in particolar modo su tutti i mercati cittadini durante il sabato. È stato ampliato e sviluppato, ridefinito quello che è il progetto Sesto Distretto e sono state realizzate isole tecnologiche in Piazza Montanelli, Piazza Oldrini, Petazzi e Picardi. Parallelamente anche sui cimiteri è stato fatto un lavoro incredibile, perché se ricordo il primo dirigente che io incontrai quando sono stato eletto sindaco era proprio, non ricordo ancora, il direttore Zuccoli, che come buongiorno mi disse, me lo trovai fuori dalla porta, mi bussò e mi disse: mi scusi sindaco, abbiamo un problema, abbiamo solo 4 loculi al cimitero, il 5° decesso, dove lo mettiamo? Ecco, questa era la situazione nel 2017. Con l'assessore Torresani abbiamo dovuto fare un lavoro incredibile per le esumazioni e per l'avvio di realizzazione di nuovi ossari e nuovi loculi, che proprio nel 2021 vedrà una maggiore incisività. Altro tema importante sono l'attività che viene svolta dall'Ufficio Diritti Animali, l'UDA, per quanto riguarda gli animali di affezione. Quest'anno abbiamo realizzato l'oasi felina in via Madonna del Bosco, il regolamento l'abbiamo approvato in Consiglio Comunale del Benessere degli Animali. Al Parco della Media Valle dell'Ambro abbiamo inaugurato il progetto di apicoltura, abbiamo inaugurato il progetto dell'area cane qui nel Parco Crisafulli. Siamo riusciti anche qui attraverso una modifica al regolamento a non consentire al circo con gli animali di venire in Carlo Marx, ma a sostituirci con un circo senza animali. Abbiamo portato avanti il progetto di iniziativa Parco a Quattro Zampe, il progetto Dog Sitter durante il periodo Covid. Adesso stiamo tentando di lavorare anche con gli uffici, visto che c'è un'associazione che vorrebbe presentare
un project per realizzare un canile piccolo, circoscritto, però all'interno del comune di Sesso, che poi era uno di quei punti del nostro programma elettorale a cui ci tenevamo parecchio. Vado veloce, visto che era stata fatta una commissione su tutti gli impianti sportivi. Anche qui elementi importanti degni di nota, stiamo lavorando per la sesta città europea dello sport 2022, sperando che la situazione emergenziale Covid consenta di riprendere, in particolar modo per i nostri bambini, l'attività sportiva. Siamo arrivati alla terza edizione del Festival dello Sport, del Volontariato e della Salute. Ad oggi tutte le associazioni sportive godono di tariffe che sono le più basse fra tutti i comuni della provincia di Milano. Abbiamo in questi anni ereditato situazioni veramente drammatiche, e ne parlano da solo le slide, partendo dai project da 6 milioni della Carmellongo, 4 milioni della De Gregorio, tutte situazioni di piscine inagibili o chiuse. La piscina Olimpia 2 milioni e 7, il palasesto l'abbiamo contrattualizzato, ha finito le prime fasi, sta andando sulla terza e ultima fase, ma molto probabilmente, così come sulla Carmellongo, necessiterà di ripassare in consiglio comunale per un riadeguamento del piano economico finanziario. Sul centro sportivo Manina abbiamo riacceso le luci, che dal 2015 aveva l'impianto elettrico completamente fulminato. Abbiamo risolto le criticità per gli allacciamenti degli impianti della tensostruttura della ginnastica artistica di via Manin. Sul Falk Tennis sono conclusi i lavori della prima fase, stanno prendendo piede quelli della seconda e terza fase, le successive tre fasi. Quindi sono stati riqualificati due campi polivalenti di tennis e calcetto, un campo solo per il tennis, e riqualificati gli spazi spogliatoi per i primi 145.000 euro di investimento. Sul Boccaccio Pertini, anche lì a ottobre è stato reso il consuntivo delle opere per quanto riguarda l'attività prevista nel project, di due campi da paddle scoperti e i campi da beach volley coperti, nelle ristrutturazioni degli spogliatoi. Il consuntivo presentato è in linea con quello che era il project di 270.000 euro. Stessa cosa per il centro sportivo Acquaviva, che avrebbe l'intenzione di prorogarlo con un investimento ulteriore anche per mettere il campo a 11 in sintetico. Per quanto riguarda lo stadio Breda, ho saltato il Dordoni, non me ne voglia la Passorino. Per quanto riguarda il centro sportivo Dordoni, dopo tre bandi pubblici, attualmente il gestore pro tempore e l'associazione GES Atletica. Per quanto riguarda il Breda, c'è tutta un'operazione di adeguamento impiantistica che è stata fatta, in particolar modo nel luglio, per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. Serviva l'agibilità da parte della commissione provinciale di vigilanza, che è stata ottenuta. Stessa cosa al tennis club, che ha presentato a gennaio un progetto di opere di migliorie per un valore di 311.000 euro. Ma il bilancio che vi ho appena presentato è quello che è all'interno, è tutta l'attività che viene coperta dai capitoli di spesa all'interno del previsionale del 2011, comprensivo anche della continuità della progettazione che è stata avviata tra il 18, 19 e 20. E ne approfitto perché volevo fare anche un po' il bilancio di quella che è stata un'emergenza che ci ha visti impegnati anche notte e giorno H24 da febbraio fino praticamente adesso, in momenti diversi ma sicuramente importante di nota, e per far comprendere anche a tutti quanti voi la mole di lavoro che il territorio
ha svolto, non dico il comune, dico il territorio non a caso, perché da questi dati qui emerge come la natura del terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato ha salvato la nostra città durante il periodo di emergenza Covid. È un bilancio incredibile, numeri alla mano, perché il centro operativo comunale ha gestito 9.680 richieste, il COC, quelli che rispondevano al telefono, al call center. Attraverso le associazioni sono state distribuiti 2.659 pacchi alimentari, coinvolgendo Croce Rossa e anche il comune con tutta la rete di associazioni e volontari. E raggiungevamo 400, anzi stiamo raggiungendo, perché ahimè l'emergenza per quelli che sono i nuclei in difficoltà economica non è rientrata, stiamo gestendo 430 nuclei familiari a settimana e dobbiamo dire grazie alle tante tante donazioni e disponibilità da parte di molti cittadini e aziende di Sesto. La Protezione Civile ha distribuito capillarmente 150.000 mascherine, sono state gestite 2.113 consegne di spesa, 1.081 consegne di farmaci, sono stati fatti 1.025 triage sanitari da medici e psicologi che ci aiutavano nel call center, sono state date 5.500 informazioni sui decreti, sui DPCM e sono state attivate 141 assistenze a domicilio. In totale al COC sono state coinvolte 291 volontari, cittadini, esclusi i dipendenti, 25 i medici in pensione, 5 gli psicologi, 10 volontari al call center di primo livello, 100 volontari per la consegna dei pacchi alimentari, 20 volontari della Protezione Civile, 3 del call center di secondo livello, 15 dell'Hauser, 5 guardie ecologiche, 8 volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Croce Rossa ha messo a disposizione 205 operatori tra gli effettivi e i temporanei, 231 temporanei, e ha effettuato 3.140 attivazioni di servizi, movimentando 473 mezzi per un totale di 29.000 chilometri. La Protezione Civile di Sesto ha impegnato 5 operatori effettivi e 20 volontari. L'SOS ha impegnato 16 volontari occupandosi del servizio consegne spese e del servizio ritiro regala una spesa, a cui hanno aderito diversi negozi della città. Hauser ha impiegato 15 volontari per gestire il call center di secondo livello, l'Associazione dei Carabinieri 8 a supporto del COC e le guardie ecologiche 5 sempre a supporto del COC. Diciamo che questa era la prima parte, la prima fase di presentazione del bilancio più descrittiva di quelli che sono i settori per settori, i progetti messi in campo sui quali sul previsionale 2011 si dà mantenimento, continuità dei servizi offerti. Altro elemento importante sono tutte le varie modifiche che vengono recepite all'interno dei nostri regolamenti per quanto riguarda i decreti di bilancio, in particolar modo la semplificazione, quindi da quest'anno ci sarà una semplificazione, da 6 tassazioni si passa a 2. In particolar modo il canone unico patrimoniale racchiude l'imposta delle pubblicità, i diritti delle affissioni pubbliche, la tassa di occupazione del suolo pubblico e il canone ricognitorio, mentre la tassa di occupazione del suolo pubblico e la tari giornaliera per i mercati diventeranno il canone unico dei mercati. Quindi ci sarà il canone unico patrimoniale e il canone unico dei mercati.
la scelta politica da parte di questa amministrazione è stata quella di garantire la parità di gettito e le aliquote invariate rispetto al 2020. Altro elemento importante che recepiscono i nostri regolamenti è il nuovo regolamento, il primo regolamento delle entrate comunali, perché ahimè anche questa anomalia, il comune di Sesto San Giovanni non ha mai avuto, così come hanno tutti i comuni d'Italia, una regolamentazione per quelle che sono le entrate comunali, e questo consentiva la discrezionalità da parte dei funzionari e dei dirigenti nel decidere, nello scegliere, nel portare avanti o meno situazioni di piani di rientro, quindi si creavano situazioni dove, a seconda del settore o anche nello stesso settore, a parità di debito a una persona poteva essere data, all'altra no. Io credo che l'amministrazione e le istituzioni devono garantire prima di tutto l'equità, la trasparenza e l'andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, in particolar modo, ed è nostra responsabilità in una situazione di crisi economico-finanziaria come quella che stiamo vivendo per gli effetti del Covid. Detto questo, il lavoro che abbiamo svolto è proprio quello di dare delle linee guida ai funzionari e ai dirigenti affinché ci sia la possibilità di predisporre piani di rientro sulla base di un regolamento prestabilito, andando incontro pure a quelle che sono le tipologie di pagamenti, ovvero rientro, l'ho evidenziato in maniera più grande, no, sto sbagliando slide, contesto normativo di regolamento TARI, torno indietro. Eccolo qua, era questa qua. Per agevolare il rientro delle posizioni debitorie e prevedere dei piani di rientro che vadano incontro al cittadino, non che siano imposti o prestabiliti, così come avviene a seguito degli accertamenti. Quindi questo regolamento interviene dal momento dell'emissione della bolletta fino a prima dell'accertamento, ovvero prima che venga data al concessionario per la riscossione del credito. Quindi in quella fase temporale dove è ancora gestione del comune, la possibilità di evitare che il cittadino poi paghi anche la sanzione, perché una volta che va a ruolo e va in accertamento c'è anche la sanzione da pagare al concessionario, quindi la possibilità di far una dilazione che prima non era prevista con il comune, in maniera tale da essere più prolungata rispetto a quella che sarebbe avvenuta successivamente e tolta la sanzione che veniva pagata al concessionario, quindi la possibilità di estinguere anche qui il debito tributario mediante la compensazione. Altro elemento, adesso sì, la slide della TARI, che è importante, la nuova normativa definisce, da una definizione di rifiuto solido urbano differente, in quanto anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti dalle utenze non domestiche diventano rifiuti urbani. Le aziende non sono obbligate a rivolgersi al gestore pubblico, possono tranquillamente individuarne uno privatamente. Con il nuovo regolamento aumentiamo la possibilità di premialità, anche perché siamo stati bravi come cittadini a portare la differenziata dal 47 al 67%. In commissione era stata presentata una richiesta di informazioni che do risposta, sperando che l'interessata possa ascoltare. La richiesta era quanto cubasse il 6% sulla partita delle utenze domestiche. Allora, partendo dal presupposto che il piano economico finanziario stabilito dalla normativa ARERA è di 14.966.562 euro, la
premialità viene applicata sulla parte variabile e non su quella fissa. Quindi andiamo già a scorporare la parte fissa, rimane solo la variabile che sono 6.239.294 euro. Ora, le percentuali di produzione dei rifiuti in base alle disposizioni di ARERA per quanto riguarda la TARI 2021 sono in base all'accertamento e alla certificazione delle percentuali dei rifiuti fatte nel 2020, seguendo la disposizione quindi reale. Il 57,6% è prodotto dalle utenze domestiche, il 42,4% dalle non domestiche. Portare questo 57 con una premialità al 51, quindi decurtando il 6%, comporta una riduzione del costo da 3.593.000 euro a 3.219.000 euro, quindi il 6% cuba 374.358 euro. Andiamo avanti su quelle che sono le azioni dell'amministrazione. Ora entriamo nella terza fase delle slide, ovvero quella più di carattere economico-finanziario, dove le azioni dell'amministrazione, come potete vedere, come ho detto sin dall'inizio, iniziamo a lavorare, a liberare risorse che prima venivano impegnate per pagare il piano di rientro, adesso stiamo iniziando a fornire. Garantiamo i servizi, sia quelli obbligatori che non quelli obbligatori, ma stiamo iniziando a incrementare e migliorare la qualità dei servizi, che ha anche dei costi. Ve ne accorgete dalle politiche per la disabilità, dove ci teniamo tantissimo a riportare a una situazione di normalità il contesto comunale, dove ci sono 100.000 euro aggiuntivi di supporto H e 400.000 euro di comunità alloggio disabili e il nuovo appalto del centro diurno disabili con una base d'asta più alta, perché stiamo chiedendo una miglioria sui servizi. Aumentano anche le misure a sostegno degli anziani per quanto riguarda gli affidamenti che vengono fatti al sindaco direttamente dalle istituzioni dei tribunali. Stessa cosa per quanto riguarda l'infanzia, gli interventi sull'infanzia e i minori. Per quanto riguarda le politiche della famiglia, c'è un aumento di oltre 1 milione di euro, dove si parla di ricoveri di adulti, amministrazioni del sostegno che vengono affidati al tribunale o il CTS, quindi il centro psichiatrico che incarica al 50% ATS, al 50% l'amministrazione comunale, farsi carico delle fragilità che vengono poi ricoverate. Quella che è la politica tributaria, quindi entriamo nella parte di spesa corrente all'interno del capitolo titolo primo, quello delle entrate, la politica tributaria vede che tutte le aliquote rimangono invariate, quindi non ci sono manovre di alcun tipo, il gettito, quindi la raccolta della tassazione rimane invariata, allo stesso modo le aliquote rispetto all'anno precedente. Stessa cosa vale per quanto riguarda la politica tariffaria, dove i servizi a domanda, le tariffe dei servizi pubblici a domanda vengono invariate, rimangono invariate. Il trasporto scolastico, viene confermata la gratuità del servizio rivolto agli alunni della secondaria Einaudi e quelli che risiedono nei quartieri Villaggio Falche e Pelucca, proprio per il disagio della periferia. La copertura dei servizi a domanda individuale incrementa, portandola al 57%. Questo perché rispetto allo scorso anno sono aumentate le entrate, in particolar modo potete vedere le entrate degli asili nido, grazie al cambio dei criteri che è stato fatto lo scorso anno, dove è stata data priorità
per quanto riguarda i posti di bimbi per le famiglie che hanno i due genitori che lavorano rispetto alla situazione precedente dove veniva data priorità in base all'ISEE. Quindi ci ritrovavamo genitori che dovevano uscire prima dal lavoro perché non potevano prendere i bambini, e genitori invece che non avevano un lavoro che parcheggiavano i bambini al nido. Quindi una situazione veramente di scambio di priorità che ha consentito una maggiore entrata all'interno e una maggior calibratura di quelli che sono i rapporti tra la spesa del comune e la copertura dei servizi a domanda individuale. Il quadro generale riassuntivo è di un bilancio da 165 milioni di euro, in particolar modo il fondo pluriennale vincolato sono le entrate che ci portiamo, ritrascriviamo dal bilancio del 2020 a quello del 21 per avvio di finanziamenti che sono divise tra 7 milioni in parte 2 milioni in parte corrente e quasi 8 milioni in parte capitale. Poi abbiamo 54 milioni di entrate tributarie, le extra tributarie sarebbero i servizi a domanda, i canoni, le sanzioni, gli alloggi, i rimborsi, il canone unico che oggi da adesso entra nelle entrate extra tributarie. Le entrate in conto capitale sono le alienazioni, gli oneri, i contributi, le altre sono partite di giro, sia le anticipazioni di cassa che le entrate in conto terzi. Stessa cosa per quanto riguarda la parte corrente dell'86 milioni di euro, che poi è il dato reale rispetto ai 165 iniziali dove si tolgono le partite di giro, e la parte investimenti, che è la parte capitale, che è di 29 milioni di euro. Entrando più nel dettaglio poi di quelli che sono gli indicatori di quanto è sano o meno il bilancio del comune, la gestione della cassa è impressionante, perché se voi vedete nel 2017 quanto c'era in media sulla cassa del comune, stiamo parlando di 300.000 euro contro i 22 milioni e 700.000 euro del 2020, potete capire quanto il predissesto, quanto camuffare non rispettare quelli che erano i principi contabili, quanto danno creava alla città. Stessa cosa i debiti commerciali, vedete come si riducono drasticamente gli importi dei debiti commerciali. E l'ultimo, i tempi medi di pagamento, è un dato importantissimo, perché con il 2021, con il bilancio previsionale 2021 in base alla legge finanziaria, è stato introdotto il coefficiente che se supera un giorno rispetto ai 30 stabiliti per legge, bisogna immobilizzare all'interno del proprio bilancio il 5% delle spese per servizi all'interno di un fondo di garanzia per debiti commerciali obbligatorio. Per noi sarebbe stato togliere 400.000 euro dalla spesa corrente e aver mantenuto un periodo al di sotto di un giorno ci ha consentito di avere una maggior liquidità di cassa. Quelle che sono le entrate, il trend delle entrate dal 2018 al 2021, potete vedere il 2021 siamo i viola rispetto al 2020 che era verde, c'è un crollo delle entrate che è dovuto principalmente al Covid e al fatto che l'imposta del canone unico, quindi le quattro tasse che diventano un'unica tassa e le due giornaliere per i mercati che diventano un'unica tassa, quindi il canone unico patrimoniale, il canone unico dei mercati, viene tolto contabilmente dal
le entrate tributarie per entrare contabilmente nelle entrate extratributarie. Tant'è vero che vedete l'extratributaria aumentare, il gap di differenza è quello. In conto capitale invece vedete il piano delle vendite, che poi lo vediamo dopo nel piano triennale delle opere pubbliche e nella parte in conto capitale. Le entrate tributarie, ho fatto anche un diagramma torta per far capire il peso di quanto incide sulla rigidità di bilancio, che vedete si riduce e migliora rispetto all'anno precedente. Stessa cosa le spese. Le spese, il disavanzo di amministrazione ormai non ce l'abbiamo più, anzi dall'anno prossimo sì, lo possiamo tenere come ricordo, però lo possiamo oggettivamente, non ci sarà più. Le spese correnti sono in linea con gli anni scorsi, le spese in conto capitale dimostrano che ci sono tanti progetti pronti per partire e rimborso prestiti si sono ridotti notevolmente grazie alla politica di abbattimento dei mutui e dei prestiti per generare liquidità, maggior liquidità di cassa. Le azioni principali che abbiamo fatto per mettere in bolla l'equilibrio di bilancio, quindi rimettere in linea quelle che sono erano le spese con quelle che sono le entrate, tendenzialmente è moltissimo il lavoro fatto sul personale, in particolar modo con 17-18 riorganizzazioni. Ho perso il conto, però ogni blocco di dipendenti che cessava l'attività, riorganizzavamo gli uffici, riorganizzavamo l'ente, e questo ha consentito di ridurre drasticamente il numero di dirigenti. Quindi siamo passati da 8 dirigenti a 4, con un risparmio annuo di quasi 400.000 euro. Ma la stessa logica applicata ai dipendenti ha consentito di passare da 670 dipendenti a 540, con un risparmio di 3 milioni e 400 mila euro all'anno, che se sommati ai 400 dei dirigenti, capite che stiamo risparmiando 3 milioni e 800 mila euro all'anno personale, e la macchina funziona, anzi posso dire che funziona anche meglio di prima, con le dovute riorganizzazioni, gli investimenti in tecnologia, la digitalizzazione, l'informatizzazione. Liberando quindi risorse che si possono riportare e investire sul territorio. Il fondo crediti di dubbia esigibilità quest'anno viene dichiarato al 100% ed è pari a 5 milioni e 300 mila euro. Altri indicatori di spesa sono interessanti: l'indebitamento pro capite, dove si scende drasticamente dal 2018 di 322 euro l'anno pro capite, quindi per abitante, l'anno in cui abbiamo scoperto e certificato con la Corte dei Conti il piano di rientro per 21 milioni di buco di bilancio e 4 milioni di debiti fuori bilancio, l'abbiamo portato a 290 euro. La rigidità della spesa, ovvero il costo del personale diviso il titolo 1 di spesa, quindi le uscite correnti, scende a 28,7% dal 35%. La spesa di personale pro capite per ogni cittadino, quindi nel 2017 ogni cittadino doveva tirare fuori 344 euro come costo di personale del comune, oggi il costo è di 291 euro, è sceso drasticamente anche qui. Stessa cosa l'incidenza del costo del personale su quelle che sono le spese correnti, anche questo si riduce. Quei 3 milioni e 800 mila euro oggettivamente fanno parecchio la differenza. Ultima fase della presentazione del bilancio, questa è più scorrevole, è relativa a quelli che sono gli allegati del piano triennale delle opere pubbliche, allegati obbligatori al bilancio. La verifica delle aree dei fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive terziarie, come in questo caso, questo atto
Eccolo qua. Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricati è un atto di ricognizione sull'eventuale disponibilità di aree pubbliche. Allo stato attuale, in base a quelle che sono le norme del PGT, noi abbiamo l'area del fabbricato dell'area di Bergamella, che è il quadrato che vedete lì in rosso in basso a sinistra. Altro documento indispensabile è l'approvazione del piano delle alienazioni che avete avuto in allegato al bilancio nel dettaglio e delle valorizzazioni, dove nelle valorizzazioni c'è tutto l'elenco degli immobili che non sono strumentali all'uso delle funzioni istituzionali, come in particolar modo tramite il contratto di concessione vengono poi valorizzati. In questo momento noi abbiamo l'ex discoteca La Rocca, che è un bene sequestrato, confiscato alla mafia, e il fabbricato ex asilo Montessori del villaggio Falke. Gli importi proventi dalle alienazioni vanno poi, e qui diventa importante questa slide qui, dove spiega come in questi, non avendo disponibilità in questi anni per investire in quota investimenti, come ci siamo organizzati evitando che il comune rimanesse fermo senza nessun progetto, senza nessun investimento, senza nessuna attività. Siamo riusciti a coinvolgere tanto i privati, che li trovate in giallo, il 27% di quelli che sono gli investimenti presenti all'interno del nostro piano triennale delle opere pubbliche sono progetti che vengono portati avanti da privati. I contributi ministeriali, i contributi regionali ne fanno da padrone per 18 milioni di euro con il 43%. Vedete che soltanto il 2% è un'opera finanziata dal Comune di Sesto. Questo perché è la dimostrazione della difficoltà, che ancora il bilancio non è un bilancio che può garantire interventi di non è un bilancio virtuoso, è un bilancio che ancora è stato messo in sicurezza, definiamolo così. Viene garantita, vengono garantiti e migliorati i servizi, si toglie la zavorra del piano di rientro, ma per poter migliorare deve ancora andare a incidere nei prossimi anni proprio su queste percentuali, affinché sia proprio il comune che abbia l'autonomia finanziaria e progettuale di poter investire sul territorio. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede nel 2021 quelli che sono gli interventi principali che faremo per la riqualificazione del parco Bergamella. Questo è un contributo regionale, la riqualificazione della parte pedonale illuminotecnica e impiantistica di Piazza Petazzi, altro contributo regionale, l'intervento di risanamento conservativo della caserma dei Carabinieri con un finanziamento statale, l'adeguamento statico del palazzo comunale, finanziamento statale, adeguamento sismico della Don Milani, l'intervento di privati per la convenzione Milano Sesto, l'adeguamento sismico dell'Auriani Monte San Michele, l'adeguamento di videosorveglianza, progettazione cablaggi e apparati strumentali, e per finire la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. In conclusione, voglio ricordare a tutti che se noi in questi tre anni non avessimo fatto con coraggio e con responsabilità le manovre finanziarie per evitare di portare il comune dissesto, noi oggi avremmo raccontato un'altra storia che sarebbe stata ben diversa. Tutti questi servizi, tutto questo miglioramento dei servizi non ci sarebbero stati, ci sarebbe stato un commissario che li avrebbe negli anni ridimensionati o peggio ancora li avrebbe chiusi.
avremmo sicuramente creato un disagio alla popolazione, a quelle che sono le categorie che in una fase di crisi come questa necessitano sempre di più di una figura istituzionale che sia al loro fianco. Avremmo scritto un'altra pagina della storia di Sesto, non quella che stiamo scrivendo oggi. Certamente è una pagina impegnativa quella che stiamo scrivendo, che abbiamo scritto nel 2018 con l'approvazione del predissesto e del piano di rientro. Però posso ritenermi molto molto orgoglioso e soddisfatto dei passi avanti che ha fatto questa amministrazione, perché io oggi, se mi dovessi guardare indietro e vedere tutto quello che abbiamo fatto come maggioranza, perché poi è anche giusto dirlo, l'abbiamo fatto come maggioranza, perché da parte dell'opposizione, di chi è stato responsabile di questa situazione che abbiamo ereditato, non c'è stato non soltanto un atteggiamento costruttivo, ma anzi c'è stato un tentativo di strumentalizzare passo per passo la cittadinanza e le associazioni contro chi tentava di salvare il territorio. Quindi io mi aspetto, anzi spero che questo sia di buon auspicio affinché i bilanci dei prossimi anni possano continuare sui binari della trasparenza, della legalità, del rispetto dei principi contabili, perché chi lavora bene riesce poi a fornire le risposte che la città e i cittadini necessitano. Grazie. Grazie, gentili consiglieri, grazie sindaco. Gentili consiglieri, vi ricordo che per le delibere iscritte all'ordine del giorno è prevista un'unica discussione con un tempo concordato di 10 minuti per gruppo. Le votazioni avverranno singolarmente, senza dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto sarà solamente per dire favorevole o contrario. Tutto ciò per attenersi alle disposizioni dettate dall'emergenza Covid-19, che prevedono di limitare e contenere il più possibile la nostra presenza in aula. Apro la discussione alle delibere. Chi si vuole prenotare lo faccia cortesemente per alzata di mano. Grazie. Ha chiesto la parola da remoto il consigliere Vincenzo Di Cristo. Prego, consigliere. No. Presidente, scusi, posso intervenire? Consigliere Di Cristo, si era prenotato? Non mi sente? Sì, sì, la sento. No, prima la Pastorino, poi dopo mi ero prenotato io. Ho visto la Pastorino e poi mi ero prenotato. È un cavaliere. Prego, signora Pastorino. No. Grazie Presidente, non è il mio intervento riguardo proprio allora, il bilancio, perché è giusto. Ma intervengo sull'ordine dei lavori. Posso? Vado. Allora, avevamo concordato alla Capigruppo, naturalmente quelli che potevano essere i tempi di intervento. Allora, mi sembra che il sindaco abbia sforato esattamente di 45 minuti. Allora, sinceramente noi eravamo fuori ed abbiamo ascoltato anche l'intervento del sindaco e la presentazione del bilancio, per cui comunque voglio dire eravamo attenti alla discussione. Detto questo, mi sembra veramente, cioè in un momento dove abbiamo contingentato i tempi per quanto riguarda gli interventi in consiglio comunale di tutti i gruppi consigliari, noi del PD questa sera interveniamo esattamente tutti quanti per la bellezza di 2 minuti e mezzo, ci siamo ritrovati con un intervento del sindaco che è andato oltre di ben 45 minuti. Quindi io dico proprio a lei, Presidente, che deve tenere bene in considerazione queste cose. È importante, perché alla Capigruppo lei è stato chiaro e ha detto non ci saranno assolutamente nessun tipo di sforamento di quello che può essere il tempo consentito, e questo l'ha ripetuto più volte. Quindi le voglio dire,
chiudendo poi il discorso, che naturalmente lei è il presidente del Consiglio Comunale ed è anche il nostro presidente e deve tutelare anche, voglio dire, quelle, le nostre istanze. Grazie mille. Grazie a lei. Consigliere Di Cristo, prego. Attivi il microfono. Okay, grazie. Attivato, grazie. Buonasera. Mi sente? Mi sente? La sentiamo Di Cristo. Ok, grazie. Intanto allora, buonasera, piacere di vederla. Buonasera, grazie, altrettanto. Ma io ero distaccato come col video perché condivido ovviamente le scelte che ha fatto la maggioranza di uscire, una forma e un segnale politico. Però ho ascoltato con interesse la relazione che il sindaco ci ha fatto sul bilancio, l'ampia relazione, anche esaustiva. Ma innanzitutto, io ascolto le stesse cose, è inutile dirlo, da 3-4 anni sono sempre le stesse cose. Sempre le solite, la premessa che mi aspettavo, tra parentesi, non è che non me l'aspettassi. Però l'intervento che si può fare stasera in 10 minuti non permette di entrare nel merito delle delibere in maniera approfondita e dare anche delle proposte, come vorrebbe fare l'opposizione, tutta l'opposizione, lasciando stare se poi queste proposte interessano, vengono prese in considerazione dalla maggioranza o meno. Probabilmente io sono dell'opinione, sono quasi sicuro che assolutamente non interessano nulla eventuali nostre proposte, nostre come opposizione, però siamo stati attaccati verso la fine del discorso del sindaco, siamo stati tirati in ballo e questa è una risposta che ci tenevo a dare. Innanzitutto consiglierei al signor sindaco di lasciare stare veramente alcune affermazioni che ha voluto fare. Il padre di famiglia, la politica del buon padre di famiglia la lasci stare, un consiglio proprio spassionato che penso di dare non come persona che si sforza di fare politica, ma un consiglio che da persona a persona. Innanzitutto un padre di famiglia si sforza, almeno io lo faccio, io non ho mai detto una singola bugia a mia figlia. E quindi lui che è il padre virtuale o spirituale o politico di tutta la città, sarebbe ora che lasciasse stare. Lasciasse stare di dire parecchie cose o anche omissioni. Perché un politico di mestiere è capace di fare omissioni e alla fine alcune persone ci possono anche credere. Io ricordo molto bene nel 2017 quando il sindaco stesso esultava addirittura in presenza di testimoni, quindi non posso essere smentito né in questa sede né in eventuali altre sedi, quando trovò il famoso buco di bilancio, anzi voglio usare parole, trovò il modo di, io sono più signore, di ostacolare la politica del PD, esultava per aver trovato anomalie di bilancio. Ecco, un padre di famiglia di una città che dovrebbe essere tutta non avrebbe mai dovuto esultare, avrebbe dovuto preoccuparsi in prima istanza. E questo ci tenevo a dire prima della fine di questa consigliatura, che per me spero che finisca quanto prima, perché mai è stata così brutta da affrontare, sia sotto il profilo personale, ma soprattutto per la mancanza di spazi di confronto. Iniziamo a parlare di alcune cose, ovviamente non posso prendere tutti i punti che ha toccato il sindaco, ma userò quelli che mi sono segnato. La polizia locale, i meriti della polizia locale, però ha omesso e si è dimenticato che è di questi giorni che c'è un'agitazione sindacale in corso. L'equità avrebbe, se voleva citare quanto sono bravi, e io ne sono convinto, le persone che operano nella polizia locale, per correttezza avrebbe dovuto dire anche l'altra verità, l'altra mezza verità che manca sempre nei discorsi del sindaco. Ripeto, io sono sicuro che è di mestiere, fa parte del suo modo di essere o di affrontare la politica. La sicurezza, ci viene a parlare di sicurezza. Sesto è la città più sicura. Da quali dati? Abbiamo sempre il vizio di non portare i dati in aula. E anch'io posso dire che gli asini volano. Qualche volta atterrano anche. Ne vedo tanti in giro. Però se non abbiamo i dati di confronto certi dalla prefettura, ma chi lo dice? Aver fatto richieste di allontanamento, questa è sicurezza. Ma se leggo ogni giorno solo sui social, che non è un canale istituzionale, ma viene ampiamente usato anche da sindaco per farsi la propaganda che non è mai finita, leggo di
vetri rotti, scippi, furti, quello che avveniva prima, con una differenza che prima avevamo un cameraman che girava il territorio e ci faceva colossal sul territorio della colpa dell'amministrazione. Adesso tutto tace, è stato demandato a un sito, anzi a un profilo Facebook, va tutto bene ed è colpa dei vandali. E queste cose non vanno bene come onestà intellettuale, almeno a me non sono mai andate bene. E ognuno si deve far carico di quello che dice, perché è vero che ci sono gli accoliti del sindaco, ma ci sono anche persone serie e oneste che ascoltano e sapranno giudicare. Il sociale, avete eliminato la povertà, ma l'avete proprio eliminata. Un esempio su tutti, avete tolto la residenza, avete fatto azioni non per aiutare, ma per togliere il dato della povertà. Va bene che in altri comuni addirittura l'hanno tolto così bene, a guida centrodestra, e non faccio speculazioni, che addirittura si sono presi i pacchi alimentari destinati ai meno abbienti. Questo è uno per tutti. Ma questo succede in altri comuni. Per fortuna qui non è successo. Però avete tolto la povertà e avete annullato, avete detto in più di un consiglio che non esiste, un'emergenza abitativa. Questo è rimasto agli atti, nei consigli comunali scorsi. Fate a gara, o fa a gara il sindaco, ma sono parecchi anche dell'opposizione, che fanno a gara per intestarsi l'amore per il PEBA e per il mondo della disabilità. Lo vedremo crescere questo amore, ma perché andiamo sotto campagna elettorale. È una richiesta utilitaristica, è una necessità per la campagna elettorale. Ma c'è così tanto amore che oggi, alla mia richiesta, se a distanza di 3 anni era stata istituita la figura del disability manager, la risposta piccata del sindaco scritta è stata che stanno aspettando disposizioni dalla regione. Caspita, la regione a guida centrodestra, che è così brava nel fare tutto velocemente quando vuole, noi stiamo ancora aspettando disposizioni. E tra altre cose mi collego anche alle opere pubbliche. Il sindaco ha avuto il coraggio di dire che avete riqualificato un'area con l'aiuto di McDonald's. Avete riqualificato un'area. Cioè McDonald's si è svegliata e ha detto: voglio venire a riqualificare un'area. Ma McDonald's ha voluto impiantare giustamente un centro commerciale, e tra gli oneri di urbanizzazione, questo sì, riconosco la trattativa dell'amministrazione nel voler far mettere a McDonald's un posto piccolissimo, quasi osceno, che non era la mia richiesta che faccio da 12 anni alle varie amministrazioni. È una vergogna, sita in periferia, ridotta a quello che era, e la risposta sarà: questo si poteva fare, questo abbiamo fatto, e chiamarli giochi per disability manager, per bambini diversamente abili. Il progetto iniziale, l'idea era quella di adattare un giardino pubblico o più giardini pubblici, l'accesso, garantirlo anche ai bambini diversamente abili. Avete anche stravolto questa cosa per intestarvi l'ennesima medaglietta anche sui disabili, ma alcune associazioni l'hanno capito e vi hanno lasciato per strada. Della scuola questa, e non penso che finiranno in campagna elettorale. Ha parlato di mensa scuola e di pochi giorni fa la lamentela di Paranzi, anche questo è stato messo dal signor sindaco, i genitori per i prezzi che venivano serviti. Va tutto bene, migliore dei mondi possibili, ma d'altronde il mondo italiano che c'era prima col centro-sinistra, io non rinnego che non ci fosse, voi l'avete soltanto replicato e detto bravo, questo siete stati molto, avete fatto peggio però. Molto, ma molto peggio. A livello di propaganda proprio. È precedente quantomeno di avere un confronto politico. Voi in momenti di confronto politico l'avete distrutto, avete cambiato le regole. È segno di debolezza, di forte debolezza. Poi, continuate a dire che avete piantato alberi. Degli alberi. Consigliere Di Cristo, aspetti un attimo perché è caduta la linea, non sentiamo. La pregherei. Adesso la risentiamo. Parli la conclusione. Un po' più lentamente, un po' più lentamente, così riusciamo va bene, a sentire. Va bene. Grazie, scusi. Scusi, no, ci mancherebbe. Sugli alberi continuate a dire, continua a dire la stessa questione, che sono stati piantati gli alberi, no? È stata fatta una devastazione degli alberi. Tra altre cose, vi anticipo già che farò denuncia
che proprio nel mio condominio è stato mandato una persona che non è agronomo, con tanto di testimone. Consigliere Di Cristo, se può ripetere cortesemente l'ultimo passaggio perché non siamo riusciti a sentire. Parlava dell'agronomo. Mi sente? Sì, adesso la sentiamo. Sì, Presidente, mi sente? La sento, adesso la sento. Presidente? La sento, la sento. Lei mi sente? No, non riesco più a sentirla, consigliere Di Cristo. Il tempo è scaduto? Sì, mi sente? Ecco, adesso la sento, mi sì, sente? Prego. Sì, prego, prego. Sì. Ok, le chiedo solo un minuto e concludo. Stavo dicendo che sugli alberi continuate a utilizzare il numero piantato nella parco della media valle dell'Ambro, quelli non rientrano nel conteggio. Non continuiamo a dire fandoni. Avete creato una devastazione sul verde, non pensando alle future generazioni. E questo che sia ben chiaro. Tra altre cose, quando si è interrotto il collegamento, vi preannuncio una denuncia a carico dell'ufficio del verde. Perché proprio nel mio condominio è stata mandata una persona a vedere lo stato degli alberi che abbiamo chiesto di abbattere perché malati, non assolutamente agronoma ed è un mio conoscente, e tra parentesi è avvenuto, questa stupidata è avvenuta alla presenza di altri testimoni condominiali, quindi questo ve lo anticipo già, che sia ben chiaro. L'ultimo, vado a concludere, la via piattaforma, noi siamo sempre stati contrari, siamo sempre stati avanti, voi l'avete solo portato avanti, e detto questo concludo dicendo che avete per di più peggiorato quelle che sono le politiche che si sono viste nel passato, sicuramente anche sbagliate e andavano corrette, sugli spazi di democrazia, sui regolamenti, e sicuramente noi nel nostro programma elettorale metteremo che si aboliscono tutti gli elementi del regolamento del Consiglio Comunale che sono stati variati, che si riportino allo stato originale, perché noi non abbiamo paura anche delle opposizioni che ci saranno. Grazie consigliere Di Cristo. Che vogliono fare politica con... Non la sento più. Anche usando le armi che gli sono dovute. Perché questo è un punto fermo. La invito a concludere. Per noi. Più tutta un'altra serie di programmi. Io ringrazio, penso di aver esaurito il tempo e mi dispiace che non possiamo fare proposte in questo... Grazie consigliere. Ci sarebbe piaciuto davvero, lasciando stare che poi non sarebbero state ascoltate, però ci sarebbe piaciuto. E noi politicamente e seriamente a questo ci... Grazie consigliere Di Cristo. Ci sono altri interventi? Grazie. Consigliere Vino, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti. Questa sera siamo impegnati a discutere di 14 delibere, modifiche del regolamento della TARI, dell'IMU, TASI, TOSAP, modifiche al regolamento dell'imposta sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, sull'approvazione del bilancio, il DUP, documento unico di programmazione, che come ben sappiamo è il documento politico di un'amministrazione che si divide come noto in una sezione strategica e una sezione operativa. E proprio dal DUP voglio partire, che rappresenta, in questo caso dovrebbe rappresentare, l'anima dell'amministrazione. Se guardiamo la città, la vostra visione è esattamente paragonabile ad un ombelico, e il vostro ombelico va da Piazza della Resistenza a Piazza Petazzi e finisce in Piazza della Repubblica. E se volessi usare una metafora che spesso viene etichettata ai commercianti, voi guardate solo il vostro orticello, ma la città è composta anche da altre zone. Perché se non vi siete accorti, noi viviamo una città che per necessità è stata costruita attorno alle fabbriche,
fabbriche che si erano insediate nei primi del Novecento, è tagliata in due dalla ferrovia ed è una città che ha come caratteristica il fatto di essere policentrica. Se stiamo al vostro operato, non ci resta che denunciare la svendita del patrimonio come le farmacie comunali e l'impoverimento del patrimonio immobiliare, l'abbandono di quello abitativo senza politiche di investimento, ma giocando ai tappabuchi. La vostra incapacità ci ha portato ad avere un patrimonio ormai solo svendibile. Allora la domanda è: cosa pensate per il futuro della città e per i servizi? Una cosa è certa, se usiamo la vostra teoria, basta l'aumento delle tasse, e qui bisognerebbe andare a riprendere le vostre promesse nel 2017, fare qualche multa e recuperare risorse dalla vendita di loculi e tasse sui defunti e funerali, che chiaramente prima non c'erano. E a proposito di tasse, proprio oggi qualche collega è venuto a trovarmi e mi ha detto di aver ricevuto in questi giorni da Abaco, che è l'ente preposto alla riscossione coatta per il Comune, e sto parlando di colleghi commercianti che questi mesi non hanno guadagnato nulla, di colleghi che non sanno concretamente quale sarà il futuro delle loro attività. Allora mi chiedo, dov'è finita la vostra attenzione per il commercio? Questo è il vostro modo di aiutare il tessuto economico? Così riavvivate il commercio di vicinato? Aumentando le tasse? Voi pensate che riqualificare un giardino possa essere la panacea per i commercianti di via Picardi? Ma ci vogliono ben altre azioni per stimolare gli investimenti. Se poi vogliamo entrare nel merito, la parola giardino è sinonimo di un luogo verde con tanto di terreno e un prato dove correre, mentre voi il giardino di via Picardi per il 70% l'avete cementificato. Sarà forse più ordinato rispetto a prima, ma non chiamatelo giardino. Probabilmente non siete stati bambini e non avete mai giocato in un parchetto sotto casa. Noi crediamo che in una visione di città si debbano mettere al centro i cittadini. Noi crediamo che si debba pensare ad un sistema di parcheggio interrato per le auto in diverse zone della città, creando così punti di partenza e di collegamento di piste ciclabili che a loro volta uniscono punti di interesse della città. Noi crediamo che si debba creare stazioni di capolinea per mezzi di superficie proveniente da fuori comune, creare un circuito di percorso interno alla città composto da minibus, ovviamente, elettrici. Le conversioni e quindi la trasformazione delle aree FALC ci impone una rivisitazione del sistema di viabilità della nostra città. Inoltre dobbiamo ripartire dalla tutela dell'ambiente, sfruttare la geotermia che oggi sembra il sistema più pulito e innovativo per garantire una buona vivibilità a tutti i cittadini. Ma tutto questo lo sto dicendo a persone che amministrano la nostra città senza viverci. Perché fanno i pendolari che abitano fuori e vengono qui solo per lavorare? Lo dico in maniera convinta, altrimenti ci avreste messo l'anima e il cuore per governare. Invece siete bravi solo a criticare il vicino come ha fatto con le ciclabili di Milano qualcuno, senza guardare quello scempio fatto a Monza, perché colui che ha citato Milano, la città di Monza la conosce perfettamente, ma se ne è guardato bene di criticarla perché è governata dal centrodestra. Allora di cosa stiamo parlando? Monza ha creato una ciclabile sopra uno spartitraffico. Questa è visione? Queste sono ciclabili? Queste delibere dovrebbero contenere quelle che sono le vostre visioni di città, ma le visioni le possiamo solo ascoltare dalle vostre parole, perché se ci guardiamo attorno la città è in uno stato veramente pietoso. La città necessita di attenzione e cura, cosa che in voi e nelle vostre azioni non esiste. E la vostra non appartenenza al territorio, la vostra non appartenenza alla quotidianità del territorio lo dimostra. Le città vanno governate e amministrate da coloro che vivono un territorio. Il sindaco dovrebbe creare una squadra di lavoro che oltre a essere competente dovrebbe avere la sua buona conoscenza del territorio. Invece se guardo la giunta attuale e tutti i suoi sottopresidenti di commissione, vedo un'armata brancaleone che vive, anzi sopravvive alla giornata. Vedo arroganza e tanta incompetenza politica, vedo prepotenza e presunzione del ho vinto io e comando io, ma questa è una vecchia storia che ci portiamo da anni. Avete ucciso le istituzioni, reso il dibattito politico inesistente e se non bastasse lo avete ridicolizzato spostandolo sui social dove i leoni da tastiera e i profili fake ne fanno da padrone. Pur di non confrontarvi avete addirittura cancellato le interrogazioni e le sue risposte in aula, quello strumento che la volta scorsa vi sono servite per riempirvi la bocca e farvi la campagna elettorale. Perché? Perché sapete molto bene che possono diventare strumenti di confronto. Allora? Piuttosto che confrontarvi valorizzando il vostro operato, come avrebbe fatto chiunque fa seriamente questo ruolo, mettendosi al servizio della città e mettendoci passione e fatica per raccogliere istanze dei cittadini,
e per poi portarle in quest'aula, sicuramente avreste pensato che tutti si comportano come voi. Invece, fortunatamente, c'è ancora qualcuno che svolge questo ruolo con passione e serietà, agendo di buon senso. Come non si può dimenticare che avete usato situazioni delicate per modificare procedure a vostro piacimento, come spostare l'ordine del giorno delle mozioni in occasione di un consiglio comunale. Spesso sento un linguaggio volgare, cosa che non ci appartiene e non sentirete uscire dalla nostra bocca. Certo, possiamo usare parole forti, ma di certo non sentirete mai un linguaggio volgare. Da un anno a questa parte, nei molti consigli comunali, ci avete costretto a non fare politica, lo dimostra la modalità con cui impostate il lavoro. Riempite le delibere di consigli comunali e riducete i tempi. Evitate il confronto perché non siete in grado di sostenerlo. Non siete nemmeno in grado di sostenere ciò che avreste fatto di buono in città. Vedete, il confronto serve anche a chi amministra, perché da una critica può uscire una proposta, senza considerare che al suo interno, nella proposta o critica, potrebbe esserci sicuramente qualcosa di buono per il bene comune. Però vi piace gongolarvi sui social, sui giornali, in TV, dicendo che amministrate una delle città più importanti della Lombardia, per non dire dell'intero paese Italia. Possiamo dire tutto di chi ha amministrato prima, ma se oggi voi vi potete riempire la bocca di essere orgogliosamente amministratori di Sesto San Giovanni, città medaglia d'oro al valore militare, e Sesto San Giovanni, città operaia, Sesto San Giovanni, fucina di persone che lo hanno reso grande attraverso la sestesità, non è certo grazie a voi, ma è grazie al lavoro di uomini e di donne che in passato si sono rimboccate le maniche, cose che in voi non si è visto, non si vede nemmeno l'ombra. Questa città è stata resa grande grazie al sacrificio di tanti uomini e di tante donne che si sono messi a servizio della comunità. Uomini e donne che con fatica hanno costruito dal dopoguerra una città e un benessere che proprio voi oggi ne state beneficiando. Avete spugnato la Stalingrado d'Italia? Forse. Ma le scene che abbiamo visto nei giorni scorsi, quelle scene successe in America al Campidoglio, non erano altro che una replica di quello che abbiamo assistito quella sera nel luglio del 2017, quando la sinistra ha perso le elezioni e voi vi siete appropriati del palazzo. Un momento vergognoso che offende la storia e la tradizione della nostra città. Signor Presidente, con questa metodologia, lei purtroppo e la sua maggioranza, che per natura del suo ruolo non dovrebbe avere, forse pensate di zittirci. Ha clamorosamente sbagliato. Noi tutti questi temi che ci vengono impediti di discutere li tratteremo direttamente con la città. Utilizzeremo tutti gli strumenti che sono consentiti. E mi permetta in chiusura di rivolgere un sostegno ai lavoratori della polizia locale, usati, sfruttati per operazioni di facciata e abbandonati dal sindaco e dalla stessa amministrazione. Peccato non aver visto un selfie del primo cittadino circondato da agenti della polizia locale in questa circostanza. Sarà forse perché la torta è diventata acidosa e le vostre sono solo ormai politiche di apparenza. Ma i castelli di sabbia, ricordate, durano giusto il tempo di un'ondata marina. Signor Presidente, con queste metodologie, e questa sera ne è nuovamente la testimonianza, di discussione imposta, lei si è aggiudicato il record politico di quale peggior presidente del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni. Grazie. Io la ringrazio sentitamente. Ci sono altri interventi? Ma poi interveniamo. Scusate, signor Sindaco, mi rivolgo al signor Sindaco perché non c'è il distanziamento. Me lo dica a me. Presidente, mi scusi. Può riferire al signor Sindaco che non c'è il distanziamento. Signor Sindaco, gentilmente le chiederei cortesemente di spostarsi e venire al posto. Grazie, consigliera Pastorino. Ci sono altri interventi? Consigliere Pasquinelli, prego. Grazie, Presidente. Le delibere in approvazione questa sera sono direttamente connesse al bilancio di previsione 2021-2023 e devono essere trattate contestualmente alla delibera del bilancio. Regolamento Tari, vengono riclassificati i rifiuti urbani e i rifiuti speciali in applicazione delle direttive nazionali ed europee e viene data possibilità per le utenze non domestiche di avvalersi previa comunicazione all'amministrazione di operatori privati per la raccolta rifiuti. In questo caso pagheranno solamente la quota fissa e non quella variabile. Inoltre viene innalzata
la premialità massima applicabile per le utenze domestiche, portandolo dall'attuale 5% al 10%. Presidente, posso togliermi la mascherina? Spinelli, scusi, no, è troppo vicino alla sua collega, deve cercare di tenerla. Spostati. Quest'anno, in previsione di un ribasso di costi sull'appalto Pasquinelli, per urbana, cortesia. Intendiamo consigliere Pasquinelli, consigliere Pasquinelli, metta la mascherina gentilmente. La ringrazio. Ok. Allora, si avvicini di più eventualmente al quest'anno, microfono. Quest'anno, in previsione di un ribasso di costi sull'appalto di igiene urbana, intendiamo utilizzare l'eventuale risparmio a vantaggio delle utenze domestiche che hanno subito gli aumenti più consistenti dovuti al cambio dell'operatore e alle nuove regole imposte da ARERA. Ricordo che San Galli è subentrata ad Area Sud con un contratto ponte di un anno, quindi con costi più onerosi rispetto a un'assegnazione con bando pluriennale. Inoltre, visto il miglioramento della raccolta differenziata a livello cittadino, nel 2021 verrà aumentata la premialità sulle tari delle sole utenze domestiche, portandola dal 5 al 6%. I maggiori beneficiari della riduzione saranno i nuclei familiari più numerosi, che hanno subito i rialzi più consistenti nello scorso anno. Questa è una scelta politica della nostra amministrazione che rivendichiamo e sosteniamo convintamente. Abbiamo provveduto a uniformare la rateizzazione della riscossione dei tributi, facendo in modo che tutti i concessionari, Abaco, Dogre e la nostra amministrazione applicano lo stesso numero di rate per fasce di importo, dovuto per l'anno 2020 e precedenti. Dal 2021, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione, ci saranno solo i due canoni che incorporeranno le diverse tariffe, ovvero il primo, canone unico patrimoniale, accorperà le tariffe IMU, TASI, TOSAP, ICP, nonché il canone di esposizione pubblicitaria. Il secondo, canone unico mercati, accorperà le tariffe TOSAP e TARI giornaliera. L'ammontare totale dei canoni sarà comunque pari alla sommatoria delle varie tariffe che rimangono invariate rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le delibere addizionale comunale IRPEF e aliquote e detrazioni IMU, vengono confermate le stesse aliquote applicate nel 2020. L'approvazione di queste due delibere, pertanto, sono da considerarsi atti dovuti. Il nuovo regolamento sulle entrate tributarie e patrimoniali, che fino ad oggi non esisteva, è finalizzato a dare indicazioni univoche a tutti gli uffici, ognuno per le loro competenze di riscossione. Questo regolamento detta le regole e le linee guida alle quali attenersi affinché sia garantita efficienza, efficacia, equità e trasparenza. La delibera per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione per il triennio 2021-2023 consente di avvalersi di figure altamente professionali esterne per l'attuazione degli obiettivi iscritti nel documento unico di programmazione. Eventuali situazioni di emergenza ed eventuali situazioni di emergenza che dovessero subentrare. Tutti gli incarichi vengono assegnati dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare risorse umane interne all'ente. Sono escluse da questa delibera il ricorso a figure professionali inerenti al piano delle opere pubbliche triennali, in quanto è già previsto in quella delibera. Per gli incarichi esterni è prevista una spesa massima di 400.000 euro. Lo stanziamento dello Stato di 450 milioni a favore dei comuni italiani ci consentirà di coprire parte dei costi sostenuti dall'ente a causa della pandemia Covid-19. A causa della pandemia da Covid-19 è prevista purtroppo una flessione delle entrate. Sono previste minori entrate per quanto riguarda l'addizionale comunale, l'IMU, le sanzioni del codice della strada, gli affitti, eccetera. Nonostante queste minori entrate, vengono comunque mantenuti e garantiti i servizi a domanda individuale
e quelli di supporto alle categorie più deboli, facendoci carico come amministrazione di ripianare le perdite economiche dei servizi stessi. Continuare a mantenere attivi tutti i servizi, anche quelli non obbligatori, dopo aver provveduto con fatica all'adeguamento delle tariffe e razionalizzazione degli stessi, è un vanto che come amministrazione rivendichiamo con orgoglio. A conclusione di quanto detto, il gruppo consigliare Lega Nord voterà a favore di tutte le delibere. Grazie. Consiglieri, bene ha fatto vicepresidente Pastorino a segnalare la mascherina va tenuta. Comprendo che quando si discute o si parla viene a mancare un po' di ossigeno, basta riaggiare un qualche secondo e poi si riprende. La stessa cosa, consigliera, vicepresidente Pastorino, le segnalo anche lei quando parla, siccome l'ha abbassata prima, mi ha segnalato anche il segretario, stiamo attenti tutti, insomma, ecco. Proprio a tutela di tutti. Presidente, grazie, mi scusi. Ma ci mancherebbe, lei ha fatto... No, volevo dirle solo questo, che io non ho richiamato il consigliere Pasquinelli. Comunque, certo, anch'io non ho tenuto la mascherina. Ma io infatti gli ho detto, ha fatto benissimo, grazie. Però anche quando poi ci rivolgiamo noi, stiamo attenti anche noi. Detto questo, se qualcuno si trova in difficoltà di ossigeno, non è che deve morire, allarga un attimino la mascherina qualche secondo e poi la riavvicina. Bene, altri interventi? Non ci sono altri interventi. Consigliera Perego ha chiesto la parola, prego. Allora, una nota tecnica prima dell'intervento, quindi se mi può contare il tempo tra 10 secondi. Il consigliere Vincelli, come presidente della prima commissione, non ha risposto, e mi corre l'obbligo a sottolinearlo in quest'aula, alle richieste di chiarimenti che erano state avanzate in commissione dalla consigliera Chittò e che si era detto sarebbero state poi fornite alla consigliera e a tutti i colleghi. Mi correva l'obbligo di questa precisazione. Da questo momento in poi faccio partire i miei 2 minuti e mezzo di discussione, perché visto che per noi tutti i consiglieri hanno pari dignità, riteniamo importante che ciascuno di noi abbia il tempo di intervenire. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un grandissimo sfregio alla democrazia. Anche in occasione della votazione sul bilancio di previsione, noi consiglieri, eletti dai cittadini se stessi per rappresentarli in consiglio comunale, non abbiamo a disposizione nemmeno 3 minuti per esprimere la nostra posizione. Di fatto, 2 minuti e mezzo per esprimere il nostro parere su quella che dovrebbe essere una delle delibere più importanti di un consiglio comunale, più altre 13 che non stiamo ad elencare, altrimenti finiamo il tempo. Bene, sapete cosa sono 2 minuti e mezzo? Un nulla. Un nulla che non basta nemmeno per leggere il testo del deliberato, non dico le premesse, di quale delibera dell'approvazione bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed aggiornamento del documento unico di programmazione periodo 2021-2023. Delibera che propone di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, che propone di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema dell'allegato presentato qui come parte integrante e sostanziale di cui si riportano gli equilibri finali. Delibera che propone di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 è elaborato secondo gli schemi del bilancio armonizzato, ai sensi del decreto legislativo 118/2011, comprensivo della nota integrativa secondo l'allegato del principio contabile applicato. Garantisce il pareggio generale rispetto agli equilibri finanziari. Di quantificare il limite massimo annuo di spesa per l'affidamento di incarichi esterni e di consulenza, studi e ricerca in euro 411.296,54,
per l'anno 2021. E poi mi devo fermare, non si riesce nemmeno a leggere il testo di un deliberato per il tempo che voi ci togliete. Guardi che può andare avanti. Vai. Se vuole. Non... Lascio la parola alla consigliera Chittò. Grazie Presidente. Anch'io ripeterò come cornice quanto detto dalla mia capogruppo e registro a cronometro il mio tempo, 2 minuti e mezzo. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a un gravissimo sfregio della democrazia. Anche in occasione della votazione del bilancio di previsione, noi consiglieri comunali, eletti tutti dai cittadini se stesi per rappresentarli in consiglio comunale, non abbiamo a disposizione nemmeno 3 minuti per esprimere la nostra posizione. Di fatto 2 minuti e mezzo per esprimere il nostro parere su quello che dovrebbe essere una delle delibere più importanti di un consiglio comunale. Cosa sono 2 minuti e mezzo? Un nulla, non bastano nemmeno per leggere il deliberato senza le premesse della delibera. Mi è già passato 1 minuto solo a dire il pensiero politico che vogliamo rappresentare. Facciamo una prova. Oggetto, approvazione, piano economico finanziario, determinazione tariffe Tari anno 2020. Il Consiglio Comunale propone di deliberare quanto segue. Punto 1. Per le motivazioni di cui in premessa, che non abbiamo ovviamente tempo di argomentare, da intendersi per intero richiamate, di determinare nella chiusura che segue i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del piano economico finanziario, così come indicati in narrativa ai sensi della delibera numero 443 del 2019 di ARERA. Tralasciamo ovviamente tutti i fattori che vengono considerati e passiamo al punto 2. Di approvare di conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui è la delibera numero 443/2019 di ARERA il piano economico finanziario, i documenti adesso allegati, riportati nell'allegato A, quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione. Punto 3. Di approvare quindi per l'anno 2021 l'articolazione tariffaria comprensiva dei coefficienti KA, KB, KC, KD applicati del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tari per l'anno 2021, di cui alla tabella B relativa alle utenze domestiche e non domestiche. Ovviamente il deliberato continua per arrivare fino al punto numero 12. Mi fermo al punto 3 perché ho già usato 2 minuti e 40 secondi e lascio la parola alla collega Pastorino. Grazie. Grazie Presidente, grazie consigliera Chittò. Anch'io naturalmente proseguo nello stesso modo. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un gravissimo sfregio alla democrazia. Anche in occasione delle votazioni sul bilancio di previsioni, noi consiglieri eletti dai cittadini se stesi per rappresentarli in consiglio comunale, non abbiamo a disposizione nemmeno 3 minuti per esprimere la nostra posizione. Di fatto, 2 minuti e mezzo per esprimere il nostro parere su quella che dovrebbe essere una delle delibere più importanti del Consiglio Comunale. Sapete cosa sono 2 minuti e mezzo? Un nulla, non bastano nemmeno per leggere il testo del deliberato senza premesse della delibera. Proposta di deliberazione Consiglio Comunale, oggetto, approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021-2023. Cosa si propone? Si propone al Consiglio Comunale di deliberare. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Di approvare l'allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 58 della legge 133/2008 e successive modifiche e integrazioni, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di dare atto che, con riferimento alle variazioni delle previsioni urbanistiche introdotte per talune aree, come evidenziate nei documenti sopra richiamati, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente piano delle alienazioni e valorizzazioni equivale ad automatica approvazione di variante al vigente piano di governo del territorio ai sensi dell'articolo 95 bis
della legge regionale numero 12 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, e che si procederà alla valutazione ambientale strategica in ragione delle rilevanze della modifica attuata al piano dei servizi e al piano delle regole al momento dell'istruttoria e delle alienazioni del singolo bene. Mi fermo qui e passo la parola al consigliere Umberto Leo. Un momento, consigliere Leo, chiariamo una cosa. La consigliera Perego all'inizio ha detto che spalmavano i loro minuti uno con l'altro, quindi anche se si passano la parola, perché vedo che c'è un po' di fermento, non succede niente, viva Dio, non credo che sia così drastico. Quindi, consigliere Leo, ha facoltà di parola, prego. Sì, grazie Presidente, sia pure il coraggio di parlare, vabbè. Buonasera a tutti, anche il mio intervento sarà in linea con quello del collega. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un gravissimo sfregio della democrazia, anche in occasione della votazione sul bilancio di previsione. Noi consiglieri eletti dai cittadini se stessi per rappresentarli in consiglio comunale non abbiamo a disposizione nemmeno 3 minuti per esprimere la nostra posizione. Di fatto 2 minuti e mezzo per esprimere il nostro parere su quella che dovrebbe essere una delle delibere più importanti di un consiglio comunale. Sapete cosa sono 2 minuti e mezzo? Un nulla. Non bastano nemmeno per leggere il testo del deliberato senza premesse della delibera. Per questi motivi, pur non avendo nulla da obiettare tecnicamente sulla delibera, abbiamo politicamente il dubbio che questa operazione poteva anche aspettare. E io mi ero preparato su più di una delibera, mi concentrerò su una, purtroppo, visto il tempo a disposizione, la delibera sulle conferme aliquote e detrazioni di imposta per l'IMU per l'anno 2021. Entro nel merito tralasciando le premesse, citando le aliquote di base che sono state decise, quindi l'1,06%, l'aliquota per le abitazioni principali, e non sto a elencare tutte le categorie catastali, dello 0,4%, l'aliquota per le abitazioni classificate possedute da anziani e disabili, anche qua lo 0,4%, l'aliquota per unità immobiliari di categoria catastale da A1 da 9 che sono state diciamo valutate per l'1%, l'aliquota di altre unità immobiliari categorie catastali da A2 a 7, non sto a leggere tutto perché ovviamente non c'è il tempo, anche qui 0,4%, aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C1 0,76%, aliquota per immobiliari di categoria catastale C3, anche in questo caso 0,76%, aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D1 impiegate per l'esercizio di attività produttiva, qui abbiamo anche qua lo 0,76%, e vado avanti, aliquota per unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, non leggo tutto, anche qua lo 0,76%, aliquota per fabbricati rurali d'uso strumentale 0,1%, aliquota per fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita 0,25%. E quindi andiamo avanti, dove diciamo nella proposta delle delibera che si vuole discutere questa sera vediamo che volete confermare 200 euro la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente per le relative pertinenze da applicarsi fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Poi di confermare l'applicazione della detrazione di 200 euro anche all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari
a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021, di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione per il tramite del portale che vi è segnato entro i termini di legge, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'ente, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Vabbè, lasciamo perdere questo. Ecco, si vorrebbe entrare nel merito, ma non so se ho il tempo, chiedo al Presidente di andare avanti, se no mi fermo qui anch'io. È andato oltre un minuto e mezzo, ma se deve terminare velocemente, termini pure. Va bene, io a questo punto correttamente ringrazio del tempo che mi avete concesso, non ho potuto fare entrare nel merito, grazie anche a forse agli 85 minuti di propaganda che abbiamo sentito questa sera, grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Consigliera Aiosa, prego. Scusi Presidente, devo fare una precisazione come Presidente della prima Commissione. Posso? Facciamo fare l'intervento alla consigliera. Perfetto, poi dopo mi terrà. Prego. Grazie Presidente. Dividerò il tempo per il mio intervento con il consigliere Pogliaghi. Quindi a questo punto chiedo anch'io di andare poi in proseguimento. Allora, volevo riportare l'attenzione, visto che una parte importante dei piani di fattibilità sono stati spiegati dal sindaco durante la presentazione del bilancio, su tutto quello che attiene i regolamenti. Due considerazioni: le modifiche che sono state fatte nei regolamenti sono modifiche in attuazione del decreto legislativo 116 del 2020. Inoltre si apportano modifiche per allineare la tempistica di rateizzazione dell'ente con quella dei concessionari. Tanto è vero che all'interno di queste 14 delibere noi troviamo un nuovo regolamento che in questo ente non si era mai trovato, che recita regolamento delle entrate comunali. Perché è stata fatta questa scelta da parte dell'ente? È stata fatta questa scelta perché il criterio di rateizzazione che gli utenti potevano chiedere alla pubblica amministrazione fino a ieri seguiva comunque un iter abbastanza soggettivo, o perlomeno doveva essere di volta in volta approvato in giunta. Si è voluto accorpare sia quello che fanno Dogre piuttosto che Abaco piuttosto che le altre società che ci gestiscono queste partite a quello che facciamo noi internamente al comune. Questo ha una doppia valenza: primo, che molto spesso i cittadini non sanno che possono chiedere in prima istanza la rateizzazione al comune delle cartelle che gli arrivano se non hanno i soldi per pagarle debitamente, anche perché ricordo che gli aiuti di Stato e il blocco delle cartelle esattoriali non possono essere fatte dalla pubblica amministrazione, ma devono essere fatte dal governo. Quindi se dopo arrivano ad Abaco, purtroppo sono tributi verosimilmente appartenuti ad annualità passate e non è possibile più agire. Con questo regolamento noi andiamo a reagire in capo al problema. Questo ci consente due cose: primo, di non avere la tempistica dei 2 anni in media che passano prima che la cartella arriva ad Abaco e l'utente decida di andare a fare la rateizzazione da Abaco. Quindi nella visione che abbiamo avuto nel mettere in piedi questo percorso è che ci possa essere un incasso dei tributi e delle tasse più veloce, ma in funzione delle problematiche di ognuno. Se avete la bontà di andare a leggervi i regolamenti, vedrete anche che le cifre che venivano imputate nei regolamenti precedenti erano molto più alte rispetto a quello che vengono imputate nel nuovo regolamento. Si parte da una ditta individuale dai 100 euro e dalle società dai 500 euro. Nei regolamenti invece che attinevano alla TOSAP piuttosto che alla TASI piuttosto che alle altre tasse, le rateizzazioni partivano da importi molto più alti.
quindi decisamente contrario a quello che è stato affermato in precedenza. Si va verso la consapevolezza che andremo incontro a tempi difficili, a tempi duri, dove non solo i commercianti ma anche i cittadini potranno avere difficoltà a pagare, e rendergli più agevole il percorso di rateizzazione sicuramente è un servizio molto importante che si va a fare ai cittadini. In questo consiglio non approviamo il DUP, in questo consiglio il DUP viene inserito come aggiornamento del piano finanziario, quindi è un documento allegato al bilancio di previsione perché è stato aggiornato al suo interno il piano finanziario, questo giusto per completezza di informazione. Mi permetto un piccolo giudizio politico. Io non credo che la capacità degli amministratori sia data dal fatto che siano o no territoriali, o perlomeno sicuramente per alcune partite ha la sua importanza, per altre partite no. Un esempio su tutti, non avevamo il bando del verde e non raccoglievamo l'umido in questa città, eppure l'assessore era più che territoriale. Grazie. Consigliere Pogliaghi, ha facoltà di parola, prego. Grazie Presidente, grazie a tutti. Allora, visto che ho ben 5 minuti, ne impiego 2 per esprimere un concetto, forse manageriale, che probabilmente è oscuro alla minoranza di quest'Aula. Si chiama elevator pitch. Come spiegare un progetto al capo in soli 3 minuti? Questa è roba di qualche anno fa, eh? Quindi si può trovarne documentazione, si può leggere e si può capire che in 3 minuti è possibile portare avanti progetti di valore altro che del bilancio di sesto, senza nessun problema. È presente documentazione su Google. Dopodiché, avendo rubato ben 30 secondi per dare questa nozione che probabilmente qua è sconosciuta, torno a noi e torno a approfondire i temi della Tari, che forse non sono molto chiari, in quanto, come abbiamo sentito questa sera, nonostante la situazione non fosse delle più rosee con cui abbiamo cominciato, dopo oltre 2 anni di sangue e lacrime impegnandoci a recuperare, a chiudere disavanzo, a recuperare debiti fuori bilancio, finalmente siamo arrivati al pareggio in maniera strutturale. Questo ci permette di pianificare, di finanziare e eseguire attività e servizi dedicati ai cittadini e al loro benessere in questa città. Niente nuovi debiti, mutui o prestiti da ripianare che hanno bloccato la città, causando una situazione di sovraindebitamento. Tutto questo attraverso manifestazioni di interesse, bandi, gare d'appalto, adeguati al profilo di una grande città quale è Sesto San Giovanni. Questo è stato il lavoro fatto, questo è stato il metodo strutturale e di grande pianificazione. In questo filone si inserisce il lavoro di adeguamento della Tari. Lo scorso anno il bilanciamento nel mix fra attività produttive e utenze domestiche, letto evidentemente in maniera molto strumentale, ma era una risposta alla città che andava data. Assolutamente. Quest'anno è venuto il momento di concedere la premialità. Anche questo è un concetto nuovo. La premialità, peraltro, recepita nel nuovo regolamento Tari, che porta una forchetta fra il 5 e il 10%. La stima è pari al 6% sulle utenze domestiche. Questo è un percorso virtuoso che si raggiunge lavorando e raggiungendo risultati migliorativi sulla raccolta differenziata. Ovviamente abbiamo iniziato nel 2017 a fare la raccolta differenziata, era il 10% sulla frazione umida. Ricordiamo che sul complessivo la raccolta differenziata, come ha illustrato bene il sindaco, è stata incrementata dal 47 al 67%,
complessivamente? In soli 3 anni, 20 punti vi assicuro che sono dati da far accapponare la pelle per gli specialisti del settore. Questo dimostra che se si vogliono fare le cose si può anche senza risorse, in quanto questo obiettivo è stato raggiunto nel mezzo in cui abbiamo perso il gestore della raccolta. Abbiamo avuto un bando temporaneo, stiamo andando a bando per un nuovo gestore, il tutto in 3 soli anni, quindi il rischio di 3 gestori in 3 anni. Tutto questo anche andando incontro a chi è in difficoltà. Qua è già stato ripetuto più volte, ma mi preme ribadirlo, perché un sistema che agevoli il rientro da posizioni debitorie in una situazione così critica è assolutamente opportuno. Quindi regolamentare anche la possibilità di interventi per il rientro dei debiti è una cosa assolutamente virtuosa da fare per un comune in una situazione attuale. È poco, magari in assoluto sembra poco, ma è tanto in relazione alla situazione. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Carpani. Sì, grazie Presidente per la parola. Sfrutterò meno dei miei 10 minuti oppure parlerò un po' più lentamente per riempirli. Buonasera a tutti. Questa sera con l'approvazione del bilancio di previsione 2021 facciamo un passo molto importante all'interno della nostra azione amministrativa. In questi 3 anni, insieme al Sindaco e alla Giunta, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, serio e trasparente, per sistemare e dare stabilità ai conti dell'ente, che al nostro arrivo si trovavano a dir poco in sofferenza. Possiamo affermare che finalmente, da quando siamo in carica, è il primo bilancio che sta in piedi da solo, senza la scure di 1.277.000 euro di debito iniziale. Abbiamo messo in campo scelte condivise nell'ottica del bene di Sesto San Giovanni e dei Sestesi. Ed eccoci qui stasera in Consiglio Comunale ad approvare queste importanti delibere per il futuro della città. Come tutti sapete, vista la pesante eredità che ci siamo trovati a gestire, c'è ancora molto da fare. Ma l'aver chiuso entrambi i piani di rientro con largo anticipo ci permette finalmente di raggiungere un importante equilibrio. Quell'equilibrio che ci permetterà di superare i prossimi impegni, spero, con un po' più di serenità. Come gruppo di Amiamo Sesto ci teniamo a sottolineare il prezioso lavoro svolto dall'amministrazione sui servizi sensibili, con un aumento degli stanziamenti sul 2021 rispetto all'anno precedente di 1.700.000 euro. Parliamo delle politiche a favore della disabilità, delle misure a sostegno degli anziani, degli interventi a favore dei minori, delle politiche per la famiglia. Il supporto alla fragilità è al centro della nostra programmazione amministrativa e le dimostriamo coi fatti, non soltanto con le parole. Credo sia doveroso ricordare anche quanto accaduto nell'ultimo anno esatto. Dal febbraio del 2020, primo in tutto l'Interland milanese, abbiamo dovuto fronteggiare, e stiamo continuando a farlo ora, un nemico invisibile che risponde al nome di Covid. In mezzo a mille difficoltà, l'amministrazione ha lavorato per gestire la pandemia registrando numeri impressionanti. 9.680 richieste gestite dal COC, che è il centro operativo comunale. Una bellissima realtà che con dedizione ha saputo gestire al meglio l'emergenza. 2.659 pacchi alimentari distribuiti insieme a Croce Rossa.
150.000 mascherine consegnate casa per casa da volontari e protezione civile, senza dimenticare l'apporto di SOS e tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito alla buona riuscita dell'eccellente risultato raggiunto. Come sapete, il mondo del volontariato ci sta particolarmente a cuore e non proseguo solo per non dilungarmi ulteriormente. Allo stesso tempo abbiamo lavorato per far ripartire i cantieri sul territorio che, come tutti potete notare, stanno procedendo grazie all'impegno di tutte le parti coinvolte. Opere importanti e strategiche per la nostra città. Penso alle piscine, alla riapertura di Viale Gramsci dopo troppi anni di lassismo, alla terrazza Bottoni, alle manutenzioni su strade e marciapiedi e al recupero del verde, agli interventi nelle case popolari. Certo, la strada che ci attende è ancora lunga, ma l'approvazione del bilancio di previsione del 2021 dimostriamo di essere sui binari giusti. Ringrazio il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei gruppi di maggioranza tutti, perché insieme stiamo condividendo un importantissimo percorso per realizzare un ente che possa garantire efficienza, efficacia, equità e trasparenza, che faccia rinascere la nostra amata Sesto. E per concludere voglio fare una piccola nota, perché noi, come piante grasse nel deserto, siamo riusciti con pochissime risorse a mantenere in vita l'ente. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Io. Consigliere Recupero? A posto. Allora, grazie Presidente e buonasera a tutti. Aspetta, mi sentite? Ok, va bene. No, mi siedo anch'io così, dai. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un grazie particolare al nostro sindaco che ha esposto con competenza e lungimiranza il prossimo bilancio di previsione. Gli interventi dei colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto conferma tutto ciò. Questa sera, alla luce dell'approvazione del bilancio di previsione, vorrei porre una serie di riflessioni per il futuro e il bene della nostra città. Vorrei in particolar modo fare un appello a tutte le forze politiche di opposizione affinché, spero, tengano un atteggiamento volto ad avere un confronto civile e concreto per contribuire al rilancio della nostra città. Ma anche stasera mi hanno dimostrato il contrario. Lecito uscire. L'anno scorso non siete neanche presentati, quest'anno almeno ci siete in aula. Grazie. Purtroppo, come sappiamo, il punto di partenza è stato uno dei peggiori che avremmo potuto trovare. E con tanto spirito di sacrificio abbiamo affrontato per metterci il primo possibile alle spalle. Ora però non voglio ripetermi su un argomento ormai discusso dettagliatamente e ripetutamente nei mesi scorsi, sul quale anche la Corte dei Conti si era espressa certificandolo e approvando con deliberazione la numero 156 del 2020. Considerando che le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote delle tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2020. Tuttavia, vista la situazione generale creatasi a causa dell'emergenza Covid-19, i cui effetti si ripercuoteranno in parte anche nel 2021, il criterio storico di allocazione delle risorse risulta indebolito per quanto riguarda le entrate derivanti dall'IMU e dall'azionario comunale all'IRPEF, che sono state ridotte in via prudenziale rispetto alle previsioni dell'esercizio 2020. Oltre a tali voci, altre riduzioni si sono registrate in tutta una serie di altre entrate, quali in particolare le sanzioni al codice della strada, i diritti di segreteria, i proventi impianti sportivi, gli imposti di soggiorno, eccetera. Non dimenticando che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto della
compatibilità economica finanziaria, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente. Termina con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alla missione dell'ente. L'attendibilità, la congruità e la coerenza interna ed esterna dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente. L'obiettivo comune deve essere quello di fare tutto quanto necessario per garantire e migliorare la qualità dei servizi, il rilancio del commercio e dell'occupazione, cercando di gravare il meno possibile nelle tasche dei nostri concittadini. Termino, pertanto, rinnovando il mio appello all'opposizione di tenere un comportamento costruttivo, sicuramente di opposizione, ma costruttivo, ricordando che determinate responsabilità gravano e graveranno per decenni sulle nostre spalle. Evitiamo pertanto strumentalizzazioni inutili e la diffusione di informazioni false che non fanno certo bene, anzi aumentano le tensioni tra i cittadini. In un momento così pesante se ne farebbe sicuramente a meno e non essere democratici solo nel nome. Grazie. Ha parlato 3 minuti, consigliere Recupero, e al di là del tecnicismo... Scusi, consigliere Attanasio. Ha parlato 4 minuti. Ecco, i tempi li tengo io, non gli altri. Al di là del vostro presidente, grazie. Che al di là del tecnicismo contabile vorrei rimarcare ancora una volta che nonostante la situazione molto difficile che abbiamo ereditato e continuerò fino alla fine della legislatura, no? Siamo riusciti in 3 anni a ripianare i vostri disastri economici causati in precedenti sempre dal PD e company. Quindi adesso abbiamo raggiunto un equilibrio grazie al lavoro serio di programmazione che questa amministrazione ha messo in campo. C'è ancora molta strada da fare, ragazzi, ma siamo sul binario giusto. Finalmente ci siamo liberati anche di quel 1,2 milioni che parlavamo prima, che pesava sul bilancio. Ed ora possiamo iniziare a pensare di fare degli interventi di investimenti aggiuntivi. Ad esempio, supporto dei disabili, la manutenzione degli edifici, strade, marciapiedi, manutenzione del verde in generale. Nonostante le difficoltà che ho menzionato prima, nonostante la crisi pandemica che dura ancora tuttora, stiamo mantenendo le promesse elettorali e non solo, stiamo facendo di più. Allo stato attuale in città sono aperti molti cantieri come la piscina Carmellongo, la De Gregori, l'Olimpio, Terrazza Bottoni, le Torri Aller. Abbiamo riqualificato, come diceva il sindaco, la via Piccardi, via Firenze, e siamo riusciti finalmente a far ripartire, finalmente, lo dico con forza, il cantiere Restellone Bettola MM1, che in primis con tutti e il sindaco, no, siamo stati sempre presenti e vigili per la riapertura di questo cantiere affinché il viale Gramsci venga aperto al più presto, mi raccomando. Il viale Gramsci è una vita, è dal 2011 una strada così importante per il quartiere e la città. Per cui tutto questo però non ci ha impedito di essere attento alla sicurezza e all'abusivismo che ultimamente dentro le case ci sono state fatte anche sgomberi abusivi. Abbiamo continuato a vigilare e intervenire in ogni momento. L'opposizione non può essere d'accordo con noi, ma i fatti ci danno ragione. Finalmente le casse sono un po' in ordine, sono in bolla, quindi stiamo lavorando bene. Per la prima volta, finalmente, per la prima volta, lo ripeto, c'è un regolamento delle entrate generale inserito nelle previsioni di bilancio. Questo regolamento ci vede a rispondere ancora una volta sulla trasparenza nella pubblica amministrazione che prima non era presente, lo ripeto, prima non era presente. La necessità di avere un regolamento delle entrate è proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini, visto il momento difficile per tutti. Garantirà ai cittadini equità nei pagamenti e dall'altra parte togliere discrezionalità e garantire equità all'amministrazione. Ancora una volta si va verso i principi cardini
vediamo un po', ho ancora due minuti, dall'amministrazione, i principi cardine dell'amministrazione che sono efficienza, efficacia, equità e trasparenza. Quindi proprio su questi punti che l'amministrazione e gli uffici competenti devono lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati, rispettando sempre le linee guida. La TARIA invece è un tema che ci sta molto a cuore e non entro nel tecnicismo contabile, perché dopo il ribaltamento delle aliquote dell'anno scorso volute dallo studio ARERA per allinearsi alle altre città, ricordiamo poi che come scelta politica è stato riconosciuto anche un bonus alle utenze non domestiche per andare incontro a un comparto che in quel momento era in grosse difficoltà, visto il momento difficile. Oggi possiamo dire che l'amministrazione sta cercando una ripartizione più equa, e se ci sarà la possibilità di premiare, come ci dice il sindaco, le utenze domestiche. Spero che questo sarà possibile per dimostrare che l'amministrazione sta lavorando e non si cementa all'interno delle delibere. Il sindaco in primis si sta impegnando in questo senso e con lui tutta l'amministrazione, noi tutti, che ringrazio a tutti i miei colleghi. Grazie. Grazie a lei, non ci sono altri interventi, quindi chiudo la discussione. Prego, consigliere Molteni. Ok, grazie. Rubo pochi minuti, visto che me ne ha lasciati 5 mio collega. L'ho controllato, anzi meno. Vabbè, no. È una meditazione, sapete che io sono famoso per questi interventi neanche tanto programmati, anzi no, proprio per niente. Io, nella mia semplicità, posso, sicuramente faccio mio il disappunto esternato quando, cioè faccio mio, lo registro, si parla dei tempi contingentati, si parla di un regolamento che viene ritenuto castrante, usiamo questo termine, riduttivo. Capisco che far politica è questo anche, no? Beh, quello del consiglio comunale è stato detto prima, consigliere Leo, però io nessuno l'ha interrotta, grazie. Ma è abitudine, vada avanti. Sì, sì, però io dico, va bene, far politica, ma un minimo di credibilità la si deve avere. Quando si fanno affermazioni del tipo che questa amministrazione non ha fatto nulla, io penso che ci voglia un bel coraggio. Io non mi rimetto a fare l'elenco di tutto, l'ha già fatto il signor sindaco e altri consiglieri l'hanno sottolineato, ma quelli sono dei dati. Poi non sono quello che magari desideravate, va bene, d'accordo, ma sono dati oggettivi, non si possono negare. Accidenti, va bene far politica, ma un minimo di credibilità la si deve avere. Poi a me non piace scomodare continuamente il Covid come paravento, come scusa e tutto, però ragazzi, cioè, la vita la vivete tutti i giorni anche voi. Quello che qualsiasi amministrazione, qualsiasi associazione, qualsiasi posto di lavoro ha dovuto affrontare, lo sapete benissimo. Per cui io penso adesso così, banalmente, che i risultati che sono stati portati stasera siano confortanti. Grazie, ho finito. Grazie a lei, consigliere Molteni. Bene, chiudo la discussione, non vedo altri interventi. C'era l'intervento richiesto da parte del consigliere Vincelli in merito alla segnalazione fatta dal consigliere Perego. Prego, come presidente, la discussione è chiusa comunque. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Una precisazione doverosa come Presidente di Prima Commissione. Sono state fatte due richieste, una è stata risposta
in seduta, che riguardava un immobile confiscato alla mafia, per quanto riguarda, viene inserito nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, proprio perché non è un nostro, non è un nostro chiaramente sito, lo dobbiamo riutilizzare per legge e dobbiamo chiaramente valorizzarlo. Se ciò non avviene, viene ripreso chiaramente dallo Stato, il quale Stato è l'unico che può vendere questo immobile. E questo era stato detto. Sul discorso della premialità, c'è stato chiaramente l'intervento, ci sono state delle risposte da parte chiaramente del ragioniere capo, ma stasera c'è stata la risposta, quindi io avevo chiaramente premesso che la risposta sarebbe avvenuta in consiglio comunale e la risposta è avvenuta da parte del sindaco, quindi invito la minoranza ad andarsi a riascoltare la risposta del sindaco sulla premialità. Grazie. Grazie a lei. Prima di passare... Per fatto personale. Fatto personale. Qual è il fatto personale? Scusi. Il fatto personale è che mi ha messo il presidente Vincelli, mi ha messo in bocca parole che io non ho detto. Ma non credo, senso, io non ho sentito. E le ho sentite, io gliele ripeto. Io ho chiesto in commissione di avere per iscritto quel dato, perché è vero, come dice il presidente Vincelli, che la prima risposta è stata vi risponderemo in consiglio comunale. E ho detto no, caro presidente, quella risposta gentilmente e doverosamente, visto che i tecnici presenti quella sera non erano in grado di darla, ed era un dato tecnico, non tecnico politico, ho chiesto che venisse mandato per iscritto tutti i consiglieri, la garanzia del presidente, andremo a riascoltarci ovviamente la commissione, è stata, come dire, di un cenno affermativo. Non è stato possibile per mille motivi? Non è un problema. Non mi dica però che quella era la risposta e che a me andava bene. Grazie. Allora, prima di passare al procedimento per la votazione delle delibere, volevo chiarire una cosa. Prima cosa, in capigruppo è stato presentato dalla maggioranza una possibilità di aumento a 20 minuti per quanto riguarda la discussione. Mi fa specie che nessuno lo abbia segnalato o sottolineato e non è stato accettato. Seconda cosa, è vero, io ho detto sia nell'ufficio di presidenza ed è agli atti, che nella capigruppo ed è agli atti, che il signor sindaco aveva più o meno, avevamo detto, un'ora. Ora, alle 20 e 25 di questa sera, quando l'opposizione, per una scelta sua, che io non devo neanche discutere, è uscita dall'aula, abbiamo preso il tempo con il segretario, il quale mi ha segnalato che la durata del tempo della presentazione del bilancio è stato di un'ora e 35, mi diceva? 1 ora e 55 minuti? 55 minuti, mi dice esattamente il segretario. Adesso io non ho preso il tempo personalmente. Comunque, sta di fatto, però ritengo che davanti a una presentazione di un bilancio si debba dare il tempo necessario, spalmato sulle 14 delibere. Detto questo, passo alla procedura di lettura della delibera e di votazione con dichiarazione. Allora, delibera al punto 1, approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti Tari. Procediamo alla dichiarazione di voto solo dicendo favorevole e contrario. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino, prego. Scusi presidente, non voglio fare il suo di lavoro, ma basta che abbassiamo la mano tutti insieme, senza che lo chieda uno per uno. Almeno andiamo a casa un pochino prima. Scusi? No, suggerivo, visto che comunque dobbiamo dire solo sì no, al favorevoli, contrari, e alziamo un po' tutti. Ma è un suggerimento, se i consiglieri... Tanto non possiamo dire nulla. Se i consiglieri sono d'accordo, se tutti i consiglieri sono d'accordo,
saltiamo la dichiarazione e passiamo alla votazione della delibera, come è già successo altre volte. Siete d'accordo? Solo un suggerimento, Presidente. Perfetto. Poi allora mettiamo in votazione. Grazie. Allora mettiamo in votazione la delibera al punto 1, approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuta Tari. Favorevoli. Contrari. Zero astenuti. Segnalo una cosa importante, scusate, non mi è scappata prima, non lo vedevo a video. Il consigliere Di Cristo ha abbandonato circa un'oretta fa il collegamento da remoto, quindi non è presente alla votazione. Dalle 22:10. Esattamente alle 22:10, mi suggerisce il segretario. Prego, segretario. Allora, 21 presenti, 15 favorevoli, 6 contrari. La delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? È a posto? Eseguito. Passiamo alla delibera al punto 2. Modifiche ai regolamenti IMU di cui alla legge 160/2019, IMU di cui al decreto legislativo numero 201/2011, TASI, TOSA, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Favorevoli? Contrari? Allora, 21 presenti, 15 favorevoli, 6 contrari. Delibera. Il Consiglio approva. Passiamo alle immediate eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Come sopra, 21 votanti, cioè 21 presenti, 15 favorevoli, 6 contrari. Immediata esecutività. Passiamo alla delibera al punto 3, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021. Favorevoli? Contrari? Ventun votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, approvata la delibera. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Ventun presenti, 15 favorevoli, 6 contrari, immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera, al punto 4, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021. Favorevoli? Contrari? Ventun votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? En plein, come prima. Come sopra, delibera immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 5, approvazione del regolamento generale delle entrate comunali. Favorevoli? Contrari? Via. Bene, 21 votanti, 15 favorevoli, 6 contrari. Delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Contrari? Delibera immediatamente eseguibile, 15 favorevoli, 6 contrari. Passiamo alla delibera al punto 6, approvazione del programma biennale di acquisizione delle forniture dei servizi 2021-2022, favorevoli? Contrari? Un votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, approvata la delibera. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? 15 favorevoli. 15 favorevoli, 6 contrari, sui 21 votanti, immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 7, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, elenco annuale 2021, favorevoli? Contrari? Un votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, la delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Come sopra, immediatamente eseguibile. Delibera al punto 8, approvazione del piano delle alienazioni e delle variazioni immobiliari 2021-2023, favorevoli? Contrari? Delibera approvata, 21 votanti, 15 favorevoli, 6 contro. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Come prima. Come sopra, delibera immediatamente eseguibile. Passiamo alla votazione della delibera al punto 9 dell'ordine del giorno, verifica della quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Favorevoli? Contrari? Bene, 21 votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, la delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Come sopra, immediatamente eseguibile. Diamo la delibera al punto 10, conferma aliquote e detrazione di imposta IMU per l'anno 2021, favorevoli? Contrari? 21 votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Come sopra, immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 11. Conferma addizionale comunale all'IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2021, favorevoli? Contrari? Metto un votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Delibera immediatamente eseguibile. Siamo alla delibera al punto 12 dell'ordine del giorno, approvazione piano economico finanziario e determinazione tariffe tari anno 2021. Favorevoli? Contrari? Un votanti, 15 favorevoli, 6 contrari, approvato la delibera. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Delibera immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 13 dell'ordine del giorno. Approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione nel triennio 2021-2023, favorevoli?
Contrari? 21 votanti, 15 favorevoli, 6 contrari. Delibera approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Delibera immediatamente esecutiva. Passiamo alla delibera numero 14 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, articolo 151 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo numero 118-2011 e ad aggiornamento documento unico di programmazione DUP periodo 2021-2023, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267/2000. Favorevoli? Contrari? Delibera approvata, 21 votanti, 15 favorevoli, 6 contrari. Votiamo per l'immediata eseguibilità la delibera. Favorevoli? Contrari? Delibera immediatamente eseguibile. Grazie a tutti. Sono le 23:16:59. Il Consiglio chiude. Buona serata a tutti. Grazie.